Sono Cristina Villa della Fondazione Walter Longo Onlus e vi do il benvenuto alla formazione di oggi riguardo nutrizione, stile di vita, salute e longevità. La formazione sarà condotta sia da me che da Romina Ines Cervini, che è responsabile scientifico della Fondazione Walter Longo Onlus, e da Nicola Bagher, che è una nutrizionista che lavora nel team scientifico della Fondazione Walter Longo Onlus. Abbiamo strutturato questa formazione in questo modo. Nicole e Rovina vi parleranno dei contenuti del kit, della parte prettamente scientifica. Io poi vi parlerò degli esercizi che abbiamo creato per voi insegnanti e poi ci sarà una parte di Q&A e di domande e risposte in caso abbiate domande, quesiti. E poi dopo ogni grande modulo faremo una pausa di 5 minuti per lasciare anche a voi il tempo di sgranchirvi le gambe perché sarà una mattinata lunga. Quindi vi do il benvenuto e avrete ora Romina e Nicole che vi parleranno del modulo 1. Grazie mille, buona formazione. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Baguera e appunto vi presenterò il primo modulo. Allora, sperando che vada tutto bene. Ok, perfetto. Allora, per quanto riguarda il primo modulo, faremo un'introduzione su tutto ciò che è importante secondo appunto seguire una buona alimentazione per avere poi anche uno stile di vita sano ed equilibrato. Diciamo che la nostra alimentazione non è solo un piacere, ma condiziona anche molto la nostra forma fisica e anche il nostro benessere, sia appunto fisico che psicologico a lungo termine. Quindi è molto importante adottare un'alimentazione corretta per, insomma, rimanere sempre in salute a lungo termine. È stata data una definizione di salute, che è appunto uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non solo in assenza di malattie o infermità. Cosa vuol dire? Che non per forza, si è sani se non si ha la malattia, ma è importante anche mantenere un benessere fisico proprio, attraverso l'alimentazione, anche se non si hanno malattie. È importante, appunto, come dicevo prima, avere una corretta alimentazione per farci vivere più a lungo e farci ammalare di meno. In che modo? Cercando di eliminare o ridurre gli alimenti che ci possono appunto provocare problemi a lungo termine, incrementando invece tutti quegli alimenti che ci possono fare vivere di più, garantendoci uno stile di vita corretto e mantenendoci in salute. Parliamo dei macronutrienti. I macronutrienti sono principalmente i carboidrati, i grassi e le proteine. Come carboidrati individiamo quelli complessi e ricchi di fibre come le verdure, i legumi e i cereali integrali e poi ci sono quelli semplici che invece sono ad esempio lo zucchero da tavola. Come grassi sono importanti appunto quelli buoni come l'olio extravergine d'oliva, i semi, la frutta secca e i grassi contenuti nel pesce. Come proteine è importante mantenere un ridotto apporto proteico, però adeguato secondo le fasce d'età. Parlando più nel dettaglio dei carboidrati, sicuramente sono la fonte principale di energia e il nostro fabbisogno deve essere compreso tra il 45% e il 60%. Viene raccomandata l'assunzione appunto di 4 porzioni di carboidrati, 2 a base di pasta o riso, ovviamente nelle quantità corrette, preferibilmente cotte al dente per mantenere appunto la fibra contenuta nei cereali e poi 2 porzioni di pane durante il giorno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia appunto di assumere da una porzione e mezza a 3 porzioni di cereali integrali, preferibilmente biologici proprio per evitare che ci siano delle contaminazioni date da appunto pesticidi e altre sostanze e appunto integrali perché apportano più fibre, più vitamine che hanno una funzione molto importante nel ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete tipo 2, l'obesità e l'ipertensione. Come dicevo anche prima, i carboidrati si dividono in semplici e complessi. Semplici possiamo prendere come ad esempio lo zucchero
zucchero da tavola o semplicemente succhi di frutta, il miele e i dolci. Come complessi, appunto, si intendono le grandi catene del glucosio, che sono ad esempio contenute nei cereali integrali come la pasta, il pane, il riso, le patate e anche nei legumi. Parlando di proteine, precedentemente abbiamo appunto detto che un eccesso di proteine, può avere effetti negativi sulla salute, quindi è importante, consumare il giusto apporto proteico in base alla fascia d'età, però hanno anche delle funzioni positive sul nostro organismo. Infatti sono, oltre ad essere una fonte di energia, sono importanti per, creare e mantenere il funzionamento di tutte le nostre cellule, compresi i muscoli. Quando si ingeriscono le proteine, esse vengono digerite e rilasciano gli amminoacidi, che sono appunto importanti non solo per la produzione di energia, ma proprio anche per, la costituzione dei nostri tessuti. Come fonti proteiche individuiamo la carne, i legumi, il pesce e i latticini. Per quanto riguarda la carne, è importante evitare soprattutto le carni processate, quindi ad esempio i salumi, salsicce, giustre e altro, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati considerati come cancerogeni di tipo 1, ovvero che possono, cioè che sono cancerogeni per l'uomo. La carne rossa di per sé è stata considerata un cancerogeno di tipo 2, cioè che probabilmente è un cancerogeno per l'uomo. Per questo è importante comunque stare attenti alla frequenza del consumo di carne rossa. I legumi sono sicuramente un'ottima fonte di proteine di origine vegetale, per questo si consiglia di massimizzare il loro utilizzo, cercare di consumarli il più possibile durante la settimana. Il pesce è un'altra fonte proteica molto importante e non solo, infatti come ho detto prima è fonte anche di acidi grassi essenziali come gli omega 3 che sono fondamentali per il nostro organismo. Per quanto riguarda i latticini, che sono appunto formaggi, yogurt, eccetera, si possono consumare ma senza esagerazione. Cercando di fare attenzione alla provenienza del formaggio, sicuramente biologico, e prediligere appunto quelli di magari capra o pecora, proprio perché è difficile trovare degli allevamenti intensivi di questi animali. Per quanto riguarda i grassi, appunto sono fondamentali come riserva di energia nel nostro organismo e sono molecole che hanno la funzione di formare le strutture cellulari e formare gli ormoni, quindi sono fondamentali per il nostro organismo. Come grassi li dividiamo in saturi e insaturi. Quelli saturi sono ad esempio contenuti nel burro, nella panna e nei formaggi. Quelli insaturi invece si suddividono in monoinsaturi e poliinsaturi. I monoinsaturi sono ad esempio quelli contenuti nell'olio d'oliva, citandone uno appunto l'acido oleico. I poliinsaturi sono gli omega 3 e gli omega 6, che sono appunto acidi grassi essenziali e sono contenuti nel salmone, ad esempio, nella frutta secca e nell'olio di semi di mais. Bisogna stare anche attenti al consumo di grassi saturi e trans, che si trovano appunto nei biscotti, nelle torte, nella margarina, che possono portare in età adulta allo sviluppo di alcune malattie come il diabete oppure le malattie cardiovascolari. Quindi cercare di limitare il più possibile il consumo di grassi saturi e trans. Passiamo dunque ai micronutrienti, che sono le vitamine e i minerali. Ho deciso di prendere in considerazione per lo più la vitamina D, lo zinco, il ferro e il calcio. Questo perché, vabbè, la vitamina D la possiamo trovare nel salmone, nelle sardine, nelle aringhe ed è fondamentale per mantenere la densità ossea in condizioni normali, perciò è importante avere un giusto apporto di vitamina D già da giovane età per evitare tutto quello che possono essere le patologie che si riscontrano in tarda età. Lo zinco si trova nei semi di sesamo e nella zucca ed è importante anch'esso per mantenere la densità ossea. Scusate, non so se c'è stato un problema con le slide. Ok, scusate.
E appunto dicevo lo zinco per la densità della minerale ossea, il ferro che si trova nelle vongole, nelle cozze e nelle lenticchie è importante per il sistema immunitario. Il calcio anch'esso è molto importante per mantenere la densità ossea e si trova appunto nel latte di pecora, nel latte di mucca, yogurt e formaggi. È comunque importante assumere pesce, verdura, frutta a guscio e cereali integrali per implementare quella che è l'assunzione di vitamina D e vitamina B12, soprattutto nel caso delle persone vegane e negli anziani. Si consiglia quindi di avere un regime alimentare, uno stile di vita corretto, cercando di assumere tutti i macro e i micronutrienti che ci possono aiutare a non insorgere carenze nutrizionali ed è comunque importante confrontarsi con una nutrizionista o una persona competente per valutare eventuali integratori nel caso in cui vitamine e minerali non venissero assunti con l'alimentazione. Andiamo un po' più nel dettaglio, quindi andare a considerare come la longevità parte subito dalla giovane età, possa appunto un'alimentazione corretta possa appunto prevenire tutto quello che è legato all'invecchiamento, quindi malattie croniche o comunque semplicemente invecchiamento cellulare, appunto adottando uno stile di vita sano ed equilibrato. Il cibo a piacere, cosa vuol dire? La dieta della longevità, quella appunto che abbiamo introdotto precedentemente, deve essere non solo uno stile di vita da seguire per appunto uno stile di vita migliore, ma è anche proprio un piacere mangiare tutti questi alimenti che ci possono portare ad avere un beneficio a lungo termine. E cambiare la propria alimentazione non deve essere difficile. Cosa vuol dire? Che deve essere appunto un piacere sperimentare nuovi alimenti e introdurre tutti i macronutrienti e i micronutrienti nella propria alimentazione. È importante inoltre introdurre le proteine vegetali per evitare eccessi di proteine animali. È importante assumere cereali integrali a basso indice glicemico, come precedentemente vi ho elencato, e evitare il consumo di junk food o tutti quei prodotti appunto, che possono contenere grassi trans e saturi. Secondo il questionario della Fondazione è stato valutato, diciamo, cosa tendenzialmente veniva consumato dai bambini a colazione e si è visto proprio che c'è un'alta percentuale di consumo di biscotti, latte vaccino e frutta, pane. Questi sono prodotti molto zuccherini e che possono andare a nuocere alla salute appunto del bambino. Abbiamo valutato anche tutti gli altri pasti, quindi spuntini e merende, come vedete anche altro si intende merendine, comunque prodotti già confezionati, frutta fresca, frutta secca, biscotti, sono comunque alimenti molto calorici che possono dare un apporto di zuccheri, maggiore rispetto a quello che è consigliato. Per quanto riguarda il pranzo, vengono consumati per lo più, pasta, riso e cereali, in quantità troppo elevate. Per la cena anche viene consumato molto pane, molta frutta e per fortuna anche le verdure. Si è visto appunto che i bambini italiani mangiano 3 volte più le proteine rispetto a quelle che sono raccomandate. Questo può essere un problema, proprio legato alla crescita e si possono avere delle problematiche poi in età adulta in seguito a un consumo eccessivo di proteine. Oltre alle proteine, ai troppi zuccheri che assumono i bambini, si è visto appunto che assumono anche tanti grassi saturi dovuti al consumo di wurstel, formaggi, salsicce e prosciutto e anche agli alimenti troppo ricchi di amido come la pasta, il pane, le patate e il riso. Inoltre è stato riscontrato anche che vi è un consumo eccessivo di sale. Pochi bambini mangiano tante verdure e tanti legumi e in più non assumono le giuste quantità di omega 3 e omega 6.
Le proteine e l'apporto proteico suggerito per i bambini e i ragazzi è di 0,9 grammi di proteine per chilo corporeo dai 4 anni in su. È quindi importante evitare di eccedere con le proteine per le problematiche appunto elencatevi precedentemente. Anche i grassi vengono assunti in quantità eccessiva, infatti è stato riscontrato che viene assunto circa il 37% di grassi rispetto alla quota raccomandata dai LARN, che è appunto tra i 20 e i 35, e soprattutto vengono consumati grassi saturi proprio dai formaggi, gli affettati e gli insaccati, a discapito degli omega 3, che sono appunto acidi grassi buoni. Che favoriscono appunto l'azione antinfiammatoria. Si consiglia quindi di ridurre al minimo i grassi saturi aumentando il quantitativo di omega 3 tramite appunto la frutta secca e il pesce. Anche i carboidrati sono consumati in grande quantità, infatti si calcola che vengono consumati 82 grammi di zuccheri semplici al giorno, quando in realtà gli apporti sarebbero almeno 20 grammi in meno. E soprattutto tramite lo zucchero semplice da cucina, i succhi di frutta e le bibite, ad esempio Coca-Cola e quant'altro. Il consiglio è quello di consumare abbondanti quantità di carboidrati a basso indice glicemico, come la verdura e i legumi, e diminuire quelli ricchi di amido, quindi la pasta, il pane, la pizza, le patate e il riso. Ovviamente riducendo anche gli zuccheri semplici, come la frutta e i succhi di frutta e le merendine. Pasta, pane, patata, pizza e frutta possono essere consumate se appunto in quantità limitate. C'è da dire che comunque non fanno male, però tendenzialmente vengono consumate più di quelle che sono raccomandate per la fascia d'età. Quindi sì, ma in quantità limitate, sempre accompagnate da una quota di fibra che può essere appunto la verdura oppure i legumi, che non solo riducono appunto l'indice glicemico, ma aumentano anche il senso di sazietà, quindi si ha meno fame. In più, utilizzare i cereali integrali che contengono appunto più fibre e micronutrienti. Parlando appunto di fibra, tendenzialmente i bambini e i ragazzi ne consumano meno di quello che appunto sarebbe raccomandato. Per questo, appunto, è stato riscontrato che la verdura viene utilizzata la metà rispetto a quello che dovrebbe essere consumata. È anche importante ridurre l'apporto di frutta perché sì che contiene fibra, ma contiene anche tanti zuccheri, e cercare di implementare il consumo di frutta a guscio durante la giornata. Presentiamo un po' quello che può essere un piano della dieta della longevità per i bambini e i ragazzi. È importante, ad esempio, qui ho riportato una colazione, consumare sia una quota di carboidrati che una quota di grassi che di proteine. Esempi possono essere un caffè d'orzo con una bevanda di avena e dei biscotti integrali con un pugno di noci da consumare a colazione o durante lo spuntino. Oppure tè con la frutta fresca, pane integrale e crema di mandorle al 100%, che può essere anche burro d'arachidi al 100%, oppure il tè con lo yogurt bianco, aggiungendo magari a piacere cannella o cacao e qualche noce sbriciolata all'interno, eventualmente anche un po' di biscotti. Ovviamente tutto nei quantitativi adeguati per l'età. Un'altra colazione potrebbe essere il tè con i pancake di avena e la composta di mirtilli e pinoli, oppure al posto dei pinoli la frutta secca, oppure un caffè d'orzo con latte vaccino, latte vegetale, con le fette biscottate integrali con miele e la cannella di pistacchio. Fondamentali sono le 12 ore di digiuno notturno. È importante fare colazione non prima di aver finito, cioè far passare 12 ore dalla fine della cena all'inizio della colazione. Ad esempio, se si finisce di cenare alle 20, cercare di non fare colazione prima delle 8 del mattino. Questo perché è importante? Perché sicuramente a livello metabolico si hanno dei giovamenti, si è molto più attivi al mattino e si hanno più energie durante la giornata e poi questo può aiutare in un certo senso il dimagrimento.
Il nostro slogan è un po' più il mangiare di più e non mangiare e non di meno, nel senso che bisognerebbe mangiare più alimenti come appunto cereali integrali, frutta secca e ad esempio pesce e legumi, piuttosto che piccole quantità di pizza o biscotti che non fanno assolutamente bene alla nostra salute e non ci danno nemmeno un senso di sazietà prolungato. Quindi magari ecco, qualche consiglio è sostituire quegli alimenti ricchi di amido come il pane bianco o la pasta appunto tipo 1 con alimenti integrali, legumi e verdura. In più è molto importante l'attività fisica, quindi cercare di fare almeno un'ora di sport e un'ora di camminata al giorno. Vi ringrazio per l'attenzione e vi parlerà poi la mia collega, la dottoressa Cervini. Grazie. Grazie mille Nicole. E io adesso vi presenterò le attività che abbiamo pensato per voi legate a questo modulo. Ovviamente tutte trasformabili e sono solo consigli e suggerimenti in quanto voi conoscete i vostri studenti e conoscete anche le dinamiche della classe. Dopo questa presentazione, sia io che i nutrizionisti saremo a disposizione per eventuali domande prima di iniziare il secondo modulo. Condivido con voi il mio PowerPoint. Scusate, c'è un problemino tecnico. Lo vedete il mio PowerPoint oppure no? Sì, perfetto. Sì. Ok, grazie mille. Allora, questo PowerPoint riguarda proprio le attività in classe. Questo è per il modulo base, le abbiamo divise in modulo base e modulo avanzato. Per le aperture abbiamo sempre pensato a dei brainstorming o a flussi di idee in movimento, libere associazioni mentali per preparare tipo il terreno poi all'analisi dei contenuti. E di solito si è pensato a ragazzi che si muovono liberamente nell'aula, quindi non so come sono costruite le vostre aule, però si è pensato di muovere i tavoli in modo tale che l'aula sia libera e i ragazzi possano camminare all'interno dell'aula oppure fare queste attività in una palestra o all'aperto. E i ragazzi si muovono liberamente, quindi allo stop il docente chiede loro di pensare, senza pensare, di esprimere velocemente cosa gli viene in mente quando sentono la parola nutrienti. Si rimettono in movimento e il meccanismo viene ripetuto e devono reagire alle seguenti parole, quindi macronutrienti, micronutrienti, proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali, per capire se hanno delle conoscenze a riguardo. Se non gli viene in mente nulla, benissimo, perché poi si parte con la fase 2, con un gioco e abbiamo pensato dei giochi in modo tale da coinvolgere e rendere maggiormente interattiva. Ma interattivo l'apprendimento. Quindi abbiamo sempre messo i ragazzi seduti in cerchio o sui tavoli o per terra in modo tale che si possano guardare in faccia e condividere meglio le reazioni e le attività. E abbiamo pensato a dividere i ragazzi in gruppi che cambiano continuamente in modo tale che tutti lavorano con tutti. Per questo primo gioco ci sarà un quiz show. Per esempio, verrà dato a ogni studente un cartoncino che vedete qui, sono questi gli allegati, con le spiegazioni relative ai vari nutrienti, quindi carboidrati, vitamine, minerali. Qui avete solo un esempio, nel kit avete tutti i cartoncini. E ogni gruppo dovrà creare tre domande relative a questo nutriente a cui i compagni dovranno rispondere con vero o falso. E dovranno evitare domande scontate e concentrarsi sulle informazioni importanti. Nella seconda fase, dopo che avranno creato le domande, ogni gruppo farà le domande alla classe che alzerà la mano e risponderà vero o falso. Il gruppo, ci sarà un gruppo che vince, no? E quindi questa sarà la seconda attività, il quiz show.
Ed è un momento di confronto, di analisi per capire se gli studenti hanno compreso o possono comprendere quello che sono i nutrienti. Poi ogni studente, vi abbiamo preparato un cartellone, ogni gruppo appenderà nel cartellone relativo le domande, sia le domande che le flashcard relative al proprio nutriente, in modo tale che in classe avranno tutte le spiegazioni e rimarranno appese in classe. Per voi abbiamo fatto degli allegati sia in bianco e nero che a colori per la stampa. L'ultima attività è la fase 3 della core della formazione, riguarda ancora un momento di confronto, di sensibilizzazione. Quindi gli studenti sono sempre seduti in cerchio e sempre relativamente al loro nutriente devono preparare una lista della spesa e scrivere più ingredienti possibili che contengono questo nutriente. Quindi più alimenti con carboidrati, più alimenti con grassi, con proteine. Alla fine ci sarà nel circolo di condivisione, si condivideranno i cibi e il docente modererà la discussione, dirà: siete d'accordo sulla lista di cibi ricchi di vitamine, perché, quali altri cibi secondo voi possono essere inseriti, in modo tale da creare un circolo di discussione. Nella fase di valutazione, che durerà 10 minuti, c'è sempre di solito in ogni modulo un circolo di condivisione in cui si fa l'analisi di cosa si è imparato. Per esempio, il docente pone delle domande agli studenti: siete d'accordo che siamo quello che mangiamo? Perché? Cosa avete imparato di nuovo? Cosa sapevate già? Quali comportamenti e abitudini vorreste mangiare, che vorreste cambiare? Quindi tutta un'analisi dei concetti che si sono studiati insieme. E poi, se necessario, potrebbe approfondire la parte relativa di siamo quello che mangiamo, dove trovate le indicazioni nelle nozioni essenziali per l'insegnante che Nicole ha riassunto per voi nella sua presentazione. L'ultimo esercizio per finire, diciamo, divertendosi e rilassandosi, abbiamo pensato a un gioco di gruppo, a un role play. Gli studenti devono creare una puntata di un cartone animato della serie Health Men and Health Woman and Health People. Cioè, cosa succede? Questa puntata, gli eroi della salute fanno una spesa per una festa salutare di supereroi che stanno organizzando con tutti gli altri eroi. Possono essere gli eroi della Marvel o i supereroi preferiti dagli studenti. Quindi, per questa festa di eroi, gli supereroi devono fare la spesa. Cosa si compra, perché si comprano questi ingredienti e cosa si prepara. È necessario ricordarsi che i supereroi devono essere sani, stare bene, avere energia per salvare il mondo. Quindi poi si condividono le liste della spesa, gli studenti sempre divisi in gruppi, per capire quali sono i migliori ingredienti e abbiamo sempre indicato un applauso finale per finire le attività. Questo per il modulo base. Per il modulo di consolidamento, il modulo avanzato, abbiamo pensato di utilizzare anche il disegno creativo come apertura. Un disegno creativo che si chiama Health Heroes, gli eroi della salute. Gli studenti sono seduti in cerchio, sempre divisi a gruppi, e devono disegnare un loro supereroe della salute, a cui daranno un nome, e scrivere attorno a questo supereroe della salute frasi relative a quello che hanno imparato nel modulo base, tipo proteine sì, importanza della dieta, importanza delle vitamine, tutto quello che loro viene in mente, fase di brainstorming e disegno creativo. E poi abbiamo creato come attività principale di 25 minuti un gioco che si chiama Young Power, ragazzi sani ed energici. Quindi i ragazzi sono sempre seduti in cerchio, il docente leggerà un punto dei consigli della longevità che vedete nell'allegato 1 e i ragazzi dovranno decidere se questa attività, se queste diciamo frasi sono vere o false alzando la mano. Se è falso, chi sbaglia si siede leggermente indietro
e continuano nel gioco le persone che hanno le risposte giuste per queste domande e alla fine un applauso comune quando il gioco termina. E avrete questo nell'allegato. Nella seconda fase, quindi gli studenti poi analizzano tutti questi punti del gioco precedente e, per esempio, ne discutono con il professore che potrebbe chiedere quali proteine vegetali mangiate, perché è necessario limitare la carne rossa, quali sono le 5 P, quindi analizzare punto per punto insieme questo decalogo della longevità. E poi c'è un momento di riflessione molto personale, quindi il docente come moderatore con gli studenti seduti in cerchio deve chiedere agli studenti quali sono i cibi che secondo loro dovrebbero preferire, quelli da limitare. I cibi da evitare, cosa dovrebbero fare, quindi decidete voi, o potete dividerli in gruppi, oppure potete fare le domande andando in senso orario e antiorario e ogni studente risponde in base alla dinamica della classe. E poi la valutazione riguarda sempre il circolo di condivisione, quindi cosa abbiamo imparato, porre domande tipo qual è la cosa per voi più difficile da realizzare, perché, cosa state già facendo. Cosa avete imparato di nuovo e non sapevate, cosa sapevate già. E poi l'ultima attività che è stata già sperimentata non per ragazzi nelle medie, ma per altre attività in altre occasioni, è la creazione di una canzone rap in classe tutti insieme con gli studenti. Cioè, gli studenti devono pensare a cibi sì. Cibi positivi per la salute. Per esempio, il docente parte con un alimento, carota, e lo reppa 3 volte, carota, 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 e poi passa la parola a un altro studente con un altro alimento, finché creano tutta una canzone rap creata con alimenti sì della salute e della longevità, e poi un applauso finale. Quindi sono attività rivedibili, sono attività che potrete trasformare in base alle vostre classi e sono diciamo dei suggerimenti che possono essere utili da seguire. Quindi se avete domande, questo modulo è terminato e siamo a disposizione per domande riguardo sia la nutrizione, sia le attività da fare, sia io che Romina e Nicole. Quindi tutte le domande che avete o consigli, suggerimenti, qualsiasi cosa. Scusi, posso? Perfetto, prego. No, qualche perplessità. Io ho seguito appunto la spiegazione in merito alle attività, però qualche perplessità nasce soprattutto per quanto riguarda appunto l'emergenza Covid. Noi siamo vincolati a mantenere una certa distanza di sicurezza, quindi probabilmente alcune operazioni relative alle attività si potrebbero svolgere solo in un ambiente come la palestra, un cortile, perché nell'aula è impossibile spostare i banchi e far mettere i ragazzi in cerchio, poiché ci sono proprio delle distanze prestabilite che non possiamo assolutamente, come dire, non rispettare. Per cui o troviamo il modo per far svolgere l'attività comunque seduti al banco, oppure qui dovremo vedere a livello di organizzazione all'interno della scuola, sfruttare appunto spazi all'aperto, palestre, perché per esempio l'anno scorso la palestra per i nostri ragazzi era chiusa purtroppo. Quindi ecco, eventualmente dovremo modificare le modalità operative delle attività perché appunto per questo motivo. Certo, no, assolutamente ha ragione. Questi erano proprio suggerimenti, ma ogni attività è trasformabile e modificabile. Quindi, se non sono non è possibile la disposizione in cerchio, i banchi devono essere divisi, la stessa attività funziona allo stesso modo. Infatti, ha ragione, ci sono misure diverse. Se poi è possibile realizzarle all'aperto in cortile, e va meglio, però è tutto adattabile e va benissimo anche nel modo che indica lei, con i banchi fissi, gli studenti, se non si possono muovere, gli studenti si fa il brainstorming seduti e con i banchi distanziati, quindi è perfetta come osservazione.
D'accordo, Grazie. grazie. Perfetto. Io ho seguito School Food anche l'anno scorso, le mie perplessità, ma le avevo anche l'anno scorso, erano sulle tempistiche, cioè voi ovviamente ci indicate delle attività attribuendo a delle attività, supponiamo 10 minuti, ma noi sappiamo benissimo che per fare quell'attività ce ne vogliono magari 40, no? O mezz'ora. Diciamo non si sta nei tempi che ci indicate, proprio non ci si fa. Però alla fine, secondo me, noi possiamo, cioè, l'anno scorso avevo visto che poi in realtà c'era una buona elasticità, nel senso che poi alla fine noi sceglievamo le attività che riuscivano meglio, perché poi neanche tutte le attività riescono con quella classe, no? Magari uno ha una classe di ragazzi di un certo tipo, gli propone il supereroe e ti guardano dall'alto in basso, no? Dicendoti, ma mica siamo di quinta elementare, professoressa, no? Oppure no, oppure si entusiasmano, quindi diciamo. Ci confermate che come l'anno scorso poi anche le tempistiche e lo slalom tra le attività proposte ce lo gestiamo in modo, diciamo, nel modo che riteniamo più adatto alla situazione, nel caso appunto del brainstorming, sicuramente dovremo usare tantissimo gli spazi all'aperto, ma io credo che la didattica di quest'anno non possa prescindere dagli spazi all'aperto, perché è l'unica condizione in cui loro si riossigenano. Prendono, si svagano un attimo perché comunque sono vincolati a questo metro tra le rime buccali, che anche solo a sentirlo dire fa impressione come definizione, no? Quindi diciamo, ecco, ci confermate che poi alla fine abbiamo una buona elasticità nel gestire la situazione nelle nuove condizioni anche. Certo, assolutamente sì. Infatti sono proprio consigli e suggerimenti. Se volete come suggerimento che vi posso dare, vi direi di tenere il brainstorming e la conclusione finale e poi come sapete fare voi, perché poi voi siete insegnanti, siete esperte, poi una core activity, trasformarla in base alle vostre tempistiche e questo potrebbe funzionare benissimo. Anzi, vi chiederei, se per voi va bene, poi vi lascio la mia email, di mandarmi il feedback di come sono andate le attività in modo tale che io riesca a implementare anche le attività e tutto il kit per voi con tutti i vostri suggerimenti che li utilizzate poi nella pratica in classe. Quindi va benissimo, perfetto, anzi grazie Grazie a lei. dell'osservazione che è utile. Se non ci sono altre domande, se avete altre domande o se volete 5 minuti di pausa o iniziamo il modulo 2 in modo tale che se siete stanchi fatemi sapere oppure possiamo iniziare il modulo 2 e poi magari fare una pausa dopo il modulo 2 che siete collegati da un po' di ore. Ok, perfetto. Allora lascio la parola a Romina Cervini, Ines Cervini, che è il nostro responsabile scientifico che vi parlerà del modulo 2. Grazie Romina. Grazie a voi. Eccomi. Io sono Romina Cervigni, appunto, come diceva Cristina, e vi parlerò del modulo 2, ossia della dieta mediterranea. La dieta mediterranea, non so, insomma, il nome ci fa capire che è riferita alla zona del Mediterraneo, ma in realtà è stata formalizzata da un biologo e fisiologo statunitense, Ansel Keys, che aveva notato un benessere di alcune popolazioni appunto mediterranee, in particolare del sud Italia. E quindi ha condotto uno studio osservazionale chiamato Seven Countries Study, quindi uno studio appunto basato su sette nazioni europee. E le caratteristiche comuni a queste popolazioni le vediamo elencate qua sotto, o almeno alcune di loro. Per esempio, il consumo quotidiano di cereali e derivati, soprattutto cereali integrali, di legumi, di frutta, verdura, entrambi di stagione, e di olio extravergine di oliva, con un'assunzione moderata invece di prodotti animali quali carne, uova, latticini e pesce. Considerate che questo studio è stato fatto più o meno negli anni 50. E a questa alimentazione appunto erano collegati dei benefici soprattutto a livello della salute cardiovascolare. Tuttavia, nonostante le basi fossero del tutto notevoli e prestigiose, hanno dato comunque una diffusione di alcuni concetti errati che adesso andremo a vedere.
Innanzitutto lo studio è stato fatto su 7 paesi, che sono gli Stati Uniti, l'Italia, la Finlandia, la Grecia, la Jugoslavia, i Paesi Bassi e il Giappone. Ovviamente non tutti si affacciano sul bacino del Mediterraneo, lo capiamo bene, però avevano, secondo Ansel Keys, delle caratteristiche comuni. Tuttavia, nello studio sono stati esclusi alcuni paesi che avevano comunque delle caratteristiche significative, ad esempio la Francia. Quindi questo studio è diciamo, in ambito scientifico si dice che c'è un bias, ossia c'è un concetto che viene, tra virgolette, scelto. Inoltre, non veniva analizzata la qualità della dieta nel suo complesso, ma solo in merito all'aspetto cardiovascolare. Sempre nella definizione della dieta mediterranea non venivano considerati gli effetti nocivi degli zuccheri e dei prodotti raffinati e anche dei lipidi, per esempio dei grassi, sulla salute. Non si teneva conto neanche dei fattori socio-economici e della patologia nella determinazione del tasso di mortalità. E quindi andiamo a vedere qualche altra caratteristica. Da questa dieta mediterranea è nata appunto la lipid hypothesis, cioè l'ipotesi legata ai grassi. Infatti, si era osservata una grande differenza tra la dieta cilentana, appunto nel sud Italia, dove Ansel Keys ha fatto le prime osservazioni, una grande differenza con la dieta americana ricca di grassi. Quindi la formulazione della dieta mediterranea ha portato a una demonizzazione di tutti i grassi alimentari, perché si pensava che appunto fosse la carenza di grassi o comunque il consumo ridotto di grassi a dare dei benefici a livello cardiovascolari. Quindi in questo caso sono stati demonizzati tutti i grassi, sia quelli saturi che quelli insaturi. Saturi comunque sono i cosiddetti grassi cattivi, presenti soprattutto negli alimenti di origine animale, mentre i grassi insaturi sono quelli, tra virgolette, buoni, che vengono soprattutto dal mondo vegetale. Questo chiaramente ha portato una grande influenza sulle guide alimentari dell'epoca e una grande attenzione appunto sui grassi e sul colesterolo, che devo dire che come nutrizionista vedo che perdura ancora, spesso si considera un colesterolo anche sopra il 200 o come un colesterolo, anche se insomma, di poco più alto, come un effetto molto negativo. Questo è vero, ma non del tutto, comunque deve essere considerato un po' tutto l'insieme. Mentre appunto c'è stata una concentrazione sui grassi, ma non sugli zuccheri semplici e gli zuccheri raffinati. Dopo qualche anno, comunque, ops, scusate. Dopo questa ipotesi dei grassi, si passa poi a una ipotesi antigrasso, perché questo aveva portato a una. No, scusate, questa era la teoria antigrasso, ma in seguito a questa si è passata a una teoria anti-zuccheri e carboidrati, più o meno 10 anni dopo, dal 1960, perché si era visto che eliminando o riducendo i grassi, ovviamente le persone si erano concentrate di più sul consumo di carboidrati e soprattutto di carboidrati raffinati come la pasta oppure anche il pane o prodotti da forno. E questo, quindi il consumo di zuccheri e amidi, ha portato a un'epidemia di diabete di tipo 2 o obesità a iniziare proprio dal 1960 circa. Come dicevo, tuttora sussiste l'idea che il colesterolo, per esempio, sia presente nelle uova o nei crostacei, cosa vera, ma il colesterolo che noi assumiamo con l'alimentazione non va a incidere direttamente sul colesterolo che poi noi vediamo, nei nostri esami del sangue. Anzi, anche il consumo di carboidrati semplici e raffinati, e quindi anche di zuccheri, ha un'influenza sull'aumento dei livelli di trigliceridi e del colesterolo, sia l'LDL che è quello cattivo, che l'HDL che è quello buono. Quindi appunto questa
quest'idea nata in quegli anni sussiste tuttora e nonostante ci siano tanti studi che facciano vedere come in realtà appunto siano più gli zuccheri ad avere un aumento del colesterolo cattivo. Quindi quali sono stati gli errori che hanno portato a questo e che possiamo analizzare chiaramente adesso a posteriori? Innanzitutto è stato usato solo un pilastro, l'epidemiologia. Perché parlo di pilastri? Per l'elaborazione della dieta della longevità, il professor Longo ha utilizzato un metodo scientifico utilizzando cinque pilastri: la ricerca di base, l'epidemiologia, gli studi clinici, gli studi sui centenari e lo studio dei sistemi complessi. Brevemente, praticamente se una affermazione che riguarda la nutrizione e la salute soddisfa tutti e cinque i pilastri, allora possiamo credere a questa affermazione perché probabilmente appunto è stata dimostrata a più livelli. In questo caso invece per la formulazione della dieta mediterranea era stato usato solamente un pilastro, quindi l'epidemiologia, gli studi che riguardano le grandi popolazioni e si associano a alimenti o a determinati stili di vita una condizione di salute. Ci si era focalizzati solo su una malattia, come dicevo, quindi sulle malattie, anzi cardiovascolari, senza focalizzarsi sulla salute in generale. Anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito la salute non come una condizione in cui non c'è nessuna malattia, ma come una condizione in cui c'è un benessere fisico e psichico, e quindi questo non era stato fatto in quegli anni quando si è formulata la dieta mediterranea, si era semplificato molto e non si era considerato anche che gli stessi ingredienti, questo penso che sia molto intuitivo, possono avere sia effetti positivi che effetti negativi a seconda delle quantità, della qualità, ma anche a seconda di chi la consuma, quindi se uomo, donna o a seconda anche dell'età. Quindi non è che fosse del tutto sbagliata la dieta mediterranea, anzi sappiamo che circa una decina di anni fa è stata iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, quindi sicuramente ci sono delle grandi basi, però bisogna analizzare anche ciò che non era del tutto sbagliato, del tutto corretto. Infatti i grassi possono avere sia un effetto negativo, soprattutto quelli di origine animale, quelli che vi dicevo si chiamano saturi, mentre possono avere anche un effetto positivo, soprattutto i grassi, anzi solamente i grassi insaturi, che derivano per esempio dall'olio extravergine d'oliva, dalle noci o dal pesce grasso come per esempio il salmone o lo sgombro, perché comunque hanno una grande importanza per formare per esempio le membrane cellulari. Le membrane cellulari di tutte le nostre cellule sono formate da uno strato lipidico, quindi di grassi, e anche i neuroni ad esempio, per cui i grassi insaturi, così come degli acidi grassi essenziali che sicuramente abbiamo sentito tutti, ossia gli omega 3, servono proprio anche a livello cognitivo. Anche i carboidrati chiaramente possono avere sia un effetto negativo che positivo. I carboidrati infatti sono nutrienti, di cui ha parlato prima la mia collega, che possono comprendere anche gli zuccheri semplici, no? Quindi sicuramente un alto consumo di zuccheri semplici o di amido, presente ad esempio nel pane, nella pasta, nel riso, nelle patate, può avere un effetto negativo sui trigliceridi, sul colesterolo, sull'infiammazione e sulla glicemia. Mentre sicuramente hanno un effetto positivo, soprattutto se scegliamo i carboidrati complessi, per esempio i cereali integrali, ma anche le verdure o i legumi. E sicuramente pane, pasta, patate e riso non è che devono essere eliminati, così come non devono essere eliminati gli zuccheri, ma devono essere consumati nelle opportune quantità, anche a seconda delle nostre condizioni che possono cambiare nell'arco degli anni. Allo stesso modo anche le proteine possono avere sia un effetto negativo che positivo. Hanno un effetto negativo se consumati in abbondanza, e abbiamo visto con dei nostri studi, ma non solo nostri, proprio degli studi nazionali e internazionali, che in Italia i bambini consumano circa 3 volte la quantità di proteine che dovrebbero consumare. Spesso le proteine sono associate a qualcosa di salutare. È vero, ma solo nelle opportune quantità, perché le proteine, così come gli zuccheri, se in eccesso vanno ad attivare dei meccanismi intracellulari, ossia dei meccanismi che abbiamo all'interno delle cellule,
che danno un segnale di crescita, e quindi può essere anche una crescita non positiva, come nel caso del tumore ad esempio, e una crescita anche intesa come invecchiamento, e quindi ci si può invecchiare più velocemente. E non dobbiamo intendere l'invecchiamento solo come una cosa estetica, magari delle rughe e capelli bianchi, ma proprio l'invecchiamento anche dell'organismo, quindi anche dei nostri organi, che appunto vanno contro la longevità. Però sicuramente le proteine devono essere consumate, nel caso dei bambini e dei ragazzi, sia di origine vegetale come i legumi, ma anche di origine animale, carne rossa, carne bianca, formaggio e uova. Dai 20-22 anni fino a circa i 65 anni invece devono essere un pochino limitate, soprattutto quelli di fonti animali. Visto che la dieta mediterranea è molto diffusa, anche se non dobbiamo confonderci, perché spesso pensiamo che di consumare una dieta mediterranea solamente perché abitiamo in un paese mediterraneo, perché abitiamo in Italia. In realtà la dieta mediterranea originale non è più seguita da praticamente nessuno. Ci sono gli studi che fanno vedere che viene consumata solo dal 10% della popolazione, anche se il 90% crede di seguirla, appunto. Comunque ci sono stati degli studi molto importanti che hanno cercato di capire qual era l'effetto della dieta mediterranea originale sulla salute. E vediamo che c'è una riduzione del rischio dell'8% sulla mortalità in generale, una riduzione del 10% del rischio di malattie cardiovascolari, riduzione del 6% nel caso di tumori e una riduzione del 13% nel caso di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. Quindi sicuramente c'è un effetto positivo, ma non è, diciamo, elevatissimo. Adesso passiamo al al modulo avanzato di questo modulo e vediamo, appunto, qui ho voluto riportare questi sono i paesi praticamente europei, qui vediamo l'Italia un po' più scura, e vediamo la percentuale di bambini in sovrappeso e di bambini obesi. Praticamente abbiamo qui sopra abbiamo i bambini, i maschi, mentre qui abbiamo le bambine. Vediamo che quali sono i valori più elevati che possiamo vedere. Sicuramente purtroppo c'è l'Italia, ma anche la Grecia e Cipro e anche la Spagna. Per quanto riguarda i bambini, quindi in questi quattro paesi c'è una percentuale maggiore di bambini sovrappeso e obesi. E anche per le femmine la situazione è analoga. Quindi qui ho voluto riportare appunto questo grafico che non è stato fatto da noi, ma è stato fatto da appunto, i dati derivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi dei dati del tutto autorevoli e imparziali. E vediamo che purtroppo Spagna, Grecia, Italia e Cipro, quindi quattro paesi che sono nel bacino mediterraneo, hanno la percentuale più elevata di sovrappeso e obesità. Addirittura l'Italia è quasi in cima, sia per i maschi che per le femmine, e i valori che si trovano in Italia sono assolutamente paragonabili, identici alla percentuale di obesità che si trova in America, negli Stati Uniti d'America. Spesso, no, quando si pensa a paesi con più obesi si pensa agli Stati Uniti d'America, è vero, lì ce ne sono di più, ma purtroppo in Italia la situazione non è molto migliore. Ma perché abbiamo questa situazione? Concentriamoci sull'Italia. Sicuramente quando si pensa all'obesità si pensa al junk food, quindi al cibo spazzatura, ma i nostri bambini mangiano così tanto cibo spazzatura, mangiano hamburger tutti i giorni, patatine, cole, eccetera. Forse sì, ma non tutti. In realtà in Italia non c'è questo problema, non c'è il problema del junk food, cioè del cibo spazzatura, comunque non così tanto. Qui vediamo alcuni dati scientifici sul consumo di proteine nei lattanti e nei bambini da 1 a 3 anni e vediamo che il consumo raccomandato di proteine è questo, mentre il consumo reale è 3 volte tanto, quindi sicuramente i nostri bambini consumano troppe proteine, questo è il primo dato. E poi questi sono altri dati che comprendono i bambini dai 3 ai 9 anni, sia maschi che femmine, e ripeto, questi sono dati ufficiali.
che noi abbiamo solamente graficato, e vediamo che consumano circa al giorno 58 grammi di pasta, 73 grammi di pane, 7 di pizza, ovviamente al giorno perché questo è fatto su un mese e poi suddiviso per giorni, riso, patate, eccetera, eccetera. E facendo una semplice somma, vediamo che in totale consumano circa 500 grammi di carboidrati al giorno. In questa somma di 500 grammi abbiamo incluso anche merendine, gelati, cioccolato, caramelle, bevande gassate e zuccherate che ci sono e quindi fanno sì che questo numero sia così elevato, quasi mezzo chilo di carboidrati al giorno, ma anche semplicemente facendo una sola somma parziale degli alimenti considerati sani come pane, pasta, pizza, riso, patate, frutta e succhi di frutta, vediamo che il consumo è di circa 418 grammi al giorno, che è piuttosto elevato in bambini dai 3 ai 9 anni. E perché, mi sto concentrando sul consumo di carboidrati, anche se c'è anche quello di proteine? Perché ogni carboidrato ha un cosiddetto indice glicemico. Qui vediamo questo grafico in cui questa curva nera più scura comprende grafica, diciamo, rappresenta l'indice glicemico delle lenticchie. Quindi c'è un aumento della glicemia chiaramente dopo che mangiamo e poi un abbassamento, però vedete che è piuttosto costante, mentre tutti gli altri alimenti hanno un indice glicemico molto più alto, quindi fanno aumentare la glicemia più velocemente. Soprattutto questo dato qui, che è dato dal glucosio, che chiaramente è il nostro, chiamiamolo, controllo positivo, ma vedete che le patate hanno un indice glicemico piuttosto alto. Così come il pane e i soft drinks, ossia le cole, ma anche i tè zuccherati e così via. Quindi, anche se le patate, per esempio, il pane vengono considerati dei cibi sani, hanno comunque un effetto importante sul nostro organismo. Questo non significa che non dobbiamo più mangiare patate o pane, chiaramente, non voglio che, insomma, venga frainteso quello che vogliamo dire, però sicuramente c'è bisogno di consumarlo in maniera appropriata con il giusto anche abbinamento alimentare. Qui riporto semplicemente l'indice glicemico dato dai Diabetes Care, quindi appunto dati ufficiali, e vediamo che il pane bianco ha un indice glicemico addirittura più alto dello zucchero da cucina, ok? E addirittura inferiore, per esempio, dei gelati. Quindi qui vediamo che di questi carboidrati che vengono consumati, qui abbiamo preso in esame i bambini ragazzi maschi dai 10 ai 17 anni, vediamo che la maggior parte è data da amido che si trova nelle patate, nel pane e nella pasta e pochissimo, l'incidenza dello zucchero invece è abbastanza bassa. Questo per quanto riguarda pasta, pane, pizza, riso, patate, frutta e succhi di frutta, quindi alimenti considerati sani, mentre l'incidenza del cibo spazzatura, merendine, gelati, cioccolato, caramelle è molto più basso. Addirittura le bevande zuccherate e gassate hanno un'incidenza ancora minore. Quindi, nonostante abbiamo valori di sovrappeso e obesità uguali all'America, in realtà le cause di questa situazione sono diverse rispetto all'America. Quindi il consumo di bevande zuccherate, addirittura negli studi che riguardano appunto i bambini italiani e ragazzi italiani, fanno vedere che il consumo è più o meno una lattina alla settimana. Qui abbiamo un altro effetto simile, questa volta ai bambini, scusate, ai ragazzi dai 10 ai 17 anni maschi. E qui le femmine dai 10 ai 17 anni, ma la situazione è molto, molto simile a quella che vi descrivevo prima, quindi c'è quasi un mezzo chilo di alimenti ricchi di amido e se uniamo anche gli alimenti ricchi di zuccheri arriviamo oltre mezzo chilo, quasi 600 grammi. Quindi questo per dire che dobbiamo stare attenti e dobbiamo bilanciare e organizzare un'alimentazione personalizzata per ogni età e situazione. La dieta della longevità si basa, diciamo, possiamo dire che ha una base simile alla dieta mediterranea, ma ha delle differenze che andremo a vedere. La dieta della longevità per i più piccoli comprende tutti i nutrienti di cui ha parlato la mia collega prima, quindi
proteine sia vegetali che animali, carboidrati e grassi, quindi non è una dieta restrittiva. Infatti la parola dieta dobbiamo intenderla come alimentazione, non come un protocollo da seguire per pochi giorni e poi insomma cambiare, è proprio uno stile di vita. Quindi i carboidrati devono essere consumati, ma cerchiamo quelli a basso indice glicemico, per esempio i legumi e le verdure, ma anche i cereali integrali. E eventualmente quando consumiamo o facciamo consumare alimenti ricchi di amido come la pasta, le patate, il riso, eccetera, abbiniamoci anche delle fibre, per esempio le verdure o i legumi, dei grassi come l'olio extravergine di oliva, che tendono ad abbassare l'indice glicemico, quindi tendono a disturbare l'assorbimento degli zuccheri. Cerchiamo di ridurre i grassi saturi, quelli che dicevo che sono i grassi cattivi. Cerchiamo di rispettare un piccolo digiuno notturno, per esempio, se facciamo cena alle 8, cerchiamo di fare colazione alle 8 di mattina. Se queste sono 11 ore non è un problema, però cerchiamo di mantenere questo digiuno notturno, che può essere fatto anche dai più piccoli. I pasti devono essere massimo 4-5 al giorno, quindi colazione, pranzo, cena, eventualmente due merende, ma non esageriamo. E come diceva anche prima la mia collega, il nostro motto è un po' quello di mangiare di più, non di meno, ma meglio. Quindi invece di mangiare o far mangiare 120 grammi di pasta, cosa che succede, e basta magari al sugo, facciamo 70 grammi di pasta, poi ci mettiamo 100 grammi di legumi, 200 grammi di verdure, in questo modo andiamo a mangiare molto di più, il piatto sarà molto più nutriente perché ci sono anche le vitamine, i minerali e le fibre degli altri alimenti, e abbiamo meno amido e quindi meno zuccheri. Però dopo aver detto tutte queste regole, sicuramente una cosa a cui tengo è non esagerare con le regole, ma trovare la strategia migliore caso per caso, perché comunque alla fine, come dicevo, questo deve essere un po' uno stile di vita, quindi uno stile di vita da portare avanti per sempre, per cui ci possono essere dei compromessi o comunque delle strategie migliori per noi. Per esempio qui abbiamo messo, possiamo permettere una lattina di bevanda gassata, una pizza alla settimana, se questo diciamo ci rende felici e ci permette di seguire questo stile di vita più sano. E qui c'è una tabella riassuntiva dove ho messo le differenze tra la dieta mediterranea e la dieta della longevità. Entrambe hanno un consumo alto di olio extravergine di oliva e di legumi anche se molti non li consumano. E di cereali non raffinati, quindi cereali integrali. Il consumo di frutta è alto nella dieta mediterranea, mentre nella dieta della longevità non è così alto perché comunque la frutta contiene molti zuccheri, quindi può essere consumata, ma magari senza esagerare, è sempre di stagione. Il consumo di formaggi è moderato nella dieta mediterranea, mentre nella dieta della longevità è assente, se non appunto nei ragazzi e nelle persone dopo i 65 anni, con preferenza per formaggi di capra. Anche il consumo di altri latticini tipo lo yogurt è moderato nella dieta scusate, nella dieta mediterranea, mentre è basso per la dieta della longevità fino ai 65 anni. Il consumo di vino è moderato in entrambi i regimi, mentre il consumo di carne, latte, uova e burro è basso nella dieta mediterranea, mentre è assente o comunque sporadico nella dieta della longevità. Il consumo di proteine nella dieta mediterranea non è indicato, mentre grazie agli studi del professor Longo e ad altri gruppi di ricerca sappiamo che può essere calcolato precisamente e deve essere comunque moderato. Il consumo di cibo in generale appunto non è indicato nella dieta mediterranea, mentre nella dieta della longevità suggeriamo negli adulti 2-3 pasti al giorno, mentre nei bambini può essere, o ragazzi possiamo arrivare a 4-5 pasti. E non viene indicato nemmeno il numero di ore in cui il cibo deve essere consumato, mentre nella dieta della longevità, come dicevamo, viene consigliato un piccolo digiuno notturno che molti fanno già di 11-12 ore. E poi negli adulti si può parlare anche di digiuni periodici, ma nei bambini e ragazzi no. E con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie Romina, e se avete domande sulla dieta mediterranea longevità riguardo la parte scientifica, potrete farle dopo la parte riguardante le attività. Ho visto che la professoressa Beatrice in chat aveva una domanda riguardo il calcio, che non è il ferro.
se vuole farla adesso, prima che Sì, inizi. prima, ora non ricordo l'appunto, ma insomma, il ferro era dato, no, come presente nelle carni rosse, però mi sembrava che anche in molte verdure verdi fosse presente il ferro, e stesso discorso anche per il calcio, era segnalato nei latticini, ma anche il calcio mi risultava presente in tante verdure. Sì, è Okay. vero. Quello che cambia è più che altro la biodisponibilità, ossia il ferro, ad esempio, è più disponibile negli alimenti di origine animale tipo la carne, meno disponibile nelle verdure, ma può essere ottimizzata grazie all'abbinamento di vitamina C. Quindi, per esempio, nelle verdure mettiamoci sempre il succo di limone, o anche nei legumi, e così riusciamo a assorbire più ferro. E per il calcio assolutamente è vero. Tra l'altro, per esempio, le persone vegane che non mangiano nessun prodotto di origine animale, quindi nessun latticino, possono integrarlo grazie anche all'acqua. Se noi scegliamo delle acque ricche di calcio, ma spesso l'acqua di rubinetto, se è potabile, chiaramente è comunque molto ricca di calcio, e anche le verdure o anche i semi, per esempio i semi di sesamo sono molto ricchi, oppure la rucola, insomma, quindi è possibile, magari bisogna fare un pochino più attenzione, ma è assolutamente possibile, anzi è molto più insomma, utile, perché quando variamo riusciamo sempre a ottenere il meglio. Ad esempio, il calcio presente nei latticini a volte non è ben assorbito, perché comunque le proteine acidificano e questo ambiente acido non permette tanto l'assorbimento del calcio. Quindi è molto complicato, ma per semplificare il mio consiglio è quello di variare il più possibile. E scusi, chiedo questo, poi sto zitta. E il calcio presente nell'acqua noi riusciamo ad assimilarlo, anche se non è biocomplessato, diciamo, anche se non è legato a composti biologici. Sì, si può, appunto, dicevo, noi nei pazienti, abbiamo anche dei pazienti vegani per scelta, che quindi non andiamo a modificare, anche se magari dal punto di vista salute non è la cosa migliore, però noi appunto invitiamo a ottenere il calcio anche, cioè a prestare attenzione anche all'idratazione con acque ricche di calcio. Sì, si può assorbire tranquillamente. Grazie. Prego, grazie a voi. Grazie mille Romina. Adesso ripercorriamo velocemente la parte relativa alle attività, sempre con le variazioni di cui abbiamo parlato. Io vi chiedo sempre se vedete tutto per essere sicura che ci sia tutto. Ok. Allora, per quanto riguarda la dieta mediterranea della dieta della longevità, abbiamo pensato sempre a brainstorming. Come detto prima, potete farlo anche seduti ai banchi nel rispetto delle regole Covid, in modo tale che gli studenti non si muovano e tengano le distanze, oppure in un'area all'aperto nel cortile, e mentre si muovono liberamente, viene chiesto a loro di menzionare agli studenti in ordine, vengono chiamati per nome oppure decidete voi la modalità, menzionare un paese che si affaccia sull'area del Mediterraneo. Un'opzione, se fate questa attività all'aperto in movimento, è che gli studenti magari abbiano una palla e lancino la palla allo studente successivo che deve menzionare il paese. Secondo elemento a cui devono pensare e menzionare è un piatto della cucina mediterranea che conoscono, sia del loro paese che di altri paesi. E terzo elemento, gli ingredienti della cucina mediterranea comune a molti paesi. E poi sempre un applauso a fine attività. L'attività poi principale è stata basata sullo storytelling e il role playing per coinvolgere i ragazzi. Quindi si dà vita a una serie di TV che si chiama Ansel Keys, la dieta mediterranea. Si è pensato a una serie TV visto che sono molto popolari anche tra i ragazzi in questo periodo, e c'è la serie TV con Zac Efron che si chiama in inglese Down to Earth su Netflix. Quindi abbiamo pensato a cose che gli studenti magari possono o non possono conoscere. Quindi gli studenti lavorano in questo caso con il docente. Il docente è un famoso scienziato che racconta la storia della dieta mediterranea e del suo travisamento, e va tutto questo nei materiali, nozioni che
per il docente. Gli studenti sono degli scrittori e degli sceneggiatori che devono creare una serie TV su questo argomento. Quindi, mentre il docente parla, prendono appunti che poi utilizzeranno nella fase 2. Durante questo momento di confronto, gli studenti possono anche fare domande al docente scienziato in modo tale da essere sicuri di aver compreso tutti gli elementi, così come lo scienziato docente può controllare se gli studenti sceneggiatori hanno compreso i concetti facendo domande a loro. Per esempio, rientrano nella dieta mediterranea, cosa osservate nei comportamenti alimentari di oggi che non si allineano con la dieta mediterranea? Domande di questo tipo, per poi passare alla fase 2, dove proprio creano la serie TV relativa alla dieta mediterranea. Prima di tutto gli studenti saranno divisi in gruppo e dovranno scegliere il nome del loro gruppo, che sarà poi il titolo della loro serie, e dovranno scrivere una breve sinossi, un breve riassunto della loro serie TV, tenendo in considerazione le 5 W della scrittura, quindi che sono who, chi, personaggi, when, quando si svolgono i fatti narrati, where, dove è ambientata la vicenda, what, che cosa è successo, e why, perché. Perché i personaggi si comportano in un certo modo e hanno realizzato determinate attività. E lo scopo è quello di formare le persone, in particolare i ragazzi giovani, grazie a questa serie TV, sull'importanza di nutrizione, stile di vita e di come migliorare la vita. Quindi qua avete la slide dell'allegato che troverete con le 5 W e le indicazioni precise per gli studenti per aiutarli nella scrittura della serie TV. C'è poi la condivisione della serie TV e quindi c'è un circolo di condivisione in cui ogni gruppo presenta la serie TV ed essendo una sorta di gruppo creativo di supporto tra sceneggiatori, si potrà discutere come ogni serie TV può essere migliorata, quali sono i punti forti, quali sono i punti deboli, pensate che sia efficace per i ragazzi, pensate che non sia efficace, perché, e come detto, visto che le tempistiche possono essere limitate, se volete potete terminare anche qui le attività. Invece, se c'è tempo rimasto, la valutazione può essere anche importante, quindi vengono rivisti punti chiave relativi alla dieta mediterranea e al suo travisamento tutti insieme, e l'insegnante pone delle domande agli studenti, per esempio cosa si intende per dieta mediterranea, quali sono i prodotti tipici, i piatti tipici, cosa mangiamo oggi rispetto al passato, cosa fai già che rispetta le indicazioni della dieta mediterranea, cosa potresti migliorare. Quindi un gruppo di condivisione, però in base anche, come abbiamo detto, alle dinamiche della classe, al tipo di studenti che ci sono in classe, quindi potreste magari dividerli in gruppi e a ogni gruppo risponde a delle domande, oppure farlo tutti insieme in base agli studenti che avete di fronte. E poi l'attività di chiusura potete anche realizzarla eventualmente in una seconda lezione. E gli studenti sono divisi in gruppi e sono a parte di uno show televisivo che si chiama Med Chef, e deve essere creato il miglior piatto mediterraneo tradizionale con ingredienti selezionati. Quindi ogni gruppo deve creare un menù per un pranzo mediterraneo tradizionale, viene condiviso con tutti, si usa una sorta di applausometro anche manuale per scegliere il miglior menù, ci sono le app sui telefoni cellulari per gli applausometri, oppure anche tranquillamente battendo le mani e comprendendo chi ha vinto, e tutti gli studenti giudicano tutti i menu e si sceglie il miglior pranzo mediterraneo. Quindi questo è il modulo di base sulla dieta mediterranea. Si parla poi di dieta mediterranea e dieta della longevità nel modulo di consolidamento. Quindi si utilizza sempre il brainstorming. Quindi l'insegnante a questo punto fa delle domande agli studenti sulla dieta mediterranea, sul loro travisamento, che permette di comprendere se hanno assorbito gli elementi del modulo base. Quindi, per
Per esempio, chi ha reso popolare la dieta mediterranea? Quali sono gli ingredienti della dieta mediterranea? Quali sono i problemi legati alla dieta mediterranea nel mondo di oggi? Una serie di domande. La seconda attività principale, invece, riguarda il problem solving e role playing. Quindi c'è un problema da risolvere. Gli studenti devono essere proattivi. Abbiamo usato dei supereroi in quanto ultimamente il mondo dei supereroi della Marvel, gli Avengers, è molto popolare tra i ragazzi, però potete trasformare questa attività invece dei supereroi usando, siete un team di scienziati che deve risolvere questi problemi. Quindi in ogni caso ogni gruppo crea un supereroe a cui dà il nome di un cibo. C'è un problema da risolvere che troverete nell'allegato. Quindi il problema è in tutte le parti del mondo in cui siamo molto accesso al cibo, sia bambini e ragazzi che adulti non solo mangiano cibo spazzatura, ma esagerano in maniera estrema anche con cibi che sono importanti per la salute del nostro corpo, come pasta, pizza, patate, pane, proteine. Se non ne mangiamo abbastanza, siamo malnutriti nei paesi in cui la fame è diffusa. Non si cresce e ci si ammala. E se ne mangiamo in quantità eccessiva, le conseguenze sono negative. E sotto avete le conseguenze negative per la salute, quindi si invecchia più velocemente, si ha un peso in eccesso. Questi due elementi sono la causa di molte malattie chiamate non trasmissibili, in quanto non possono essere trasmesse, come cancro, diabete, obesità, eccetera. Molte di queste malattie comportano anche un alto rischio di mortalità per Covid-19. Quindi c'è un problema, le conseguenze del problema, gli studenti devono trovare soluzioni fattibili e applicabili per salvare le persone in molte parti del mondo da questi problemi. E quindi ogni studente riceverà questo allegato e ogni gruppo riceverà questo allegato e dovranno creare e trovare soluzioni fattibili. Quindi il circolo di condivisione nella fase 2 riguarderà le soluzioni che gli studenti hanno proposto e si discuterà quali possono essere maggiormente applicabili, quali meno, quali loro preferiscono e perché. Come detto prima, potreste terminare anche qui oppure continuare se c'è tempo e quindi il brainstorming è quali altre strategie, oltre alle strategie individuate dagli studenti in questa fase 1 e 2, ci sono altre strategie a cui loro non hanno pensato che sono efficaci da adottare per nutrirsi in maniera sana, in particolare per i loro coetanei. Quindi discutere di eventuali strategie insieme. E poi il momento di valutazione, quindi vengono rivisti i punti chiave della dieta mediterranea tradizionale, il suo travisamento, i problemi causati e si discute sulle nozioni imparate. E poi l'ultimo circolo di chiusura, in quanto queste due attività sono molto legate alla televisione, ai TV show, che ultimamente ci sono molti TV show popolari legati alla nutrizione, all'alimentazione, alla cucina. Quindi in questo caso gli studenti sono dei longevity e med chef. Devono quindi creare il miglior piatto mediterraneo e della longevità. Prima hanno creato un pranzo, ora un piatto con ingredienti specifici, sempre divisi in gruppi, e poi si condividono le informazioni e con l'applausometro si può applaudire il miglior piatto. Queste sono le attività che abbiamo impensato per renderli proattivi, pensare agli ingredienti, pensare a determinate soluzioni ed essere anche creativi. Anche a livello di scrittura. Quindi questa è la parte numero 2. Se avete domande riguardo questa parte, riguardo le attività, anche domande riguardo la parte scientifica per i nutrizionisti. Poi, come vi ho detto, noi abbiamo dato dei contesti relativi a supereroi, però possono essere contesti se, relativi a scienziati, relativi a chef, quindi potete cambiare il contesto in base a come preferite voi e in base a quello che interessa agli studenti, perché voi conoscete le singole classi rispetto a noi.
Se avete domande, se invece non avete domande, volete fare 10 minuti di pausa. Certo. No, volevo soltanto sapere se le presentazioni ci verranno, insomma, potremo poi usufruirne delle presentazioni che abbiamo visto. Se come Ora. materiale potremo poi riguardarle le presentazioni. Adesso mi confronto con Monte dei Paschi perché queste nostre presentazioni noi le usiamo solitamente, sono copyright della fondazione che usiamo solitamente per formazione per le scuole, per gli insegnanti. In ogni caso tutto quello che c'è nella presentazione è tutto nel materiale nella parte di nozioni, però mi confronto con School Food e vi faccio sapere con Monte dei Grazie. Paschi. Lo scorso anno Prego. erano tutte registrate le presentazioni, infatti noi eravamo in pochini, quindi non avevamo potuto seguire in diretta perché c'erano le attività collegiali in contemporanea e ci eravamo formati solo in differita sulle registrazioni, quindi sarà la Sì, stessa stanno registrando, hai ragione, cosa. scusi No, no, Beatrice, prego, sono prego. interrotta. Siamo in registrazione, quindi sì. E poi vi manderò, se mi mandate le vostre email, poi oppure parlerò con Fondazione Monte dei Paschi e vi manderanno un aggiornamento riguardo i PowerPoint. Io invece vorrei chiedere Ok. un'altra cosa, scusate, perché mi è sfuggito prima quando c'è stata la prima parte della riunione, quella preliminare. Vorrei sapere come faccio a scaricare i kit, se lo sapete. Cioè, perché in chiusura la persona che ha presentato il corso ha detto: mi raccomando, scaricate i kit, però non ho capito come fare. Devi registrare nel sito, Alba. Devi Devo andare registrare. nel sito e registrarti. E ora io non lo ricordo, però l'anno scorso non era stato difficile, insomma, l'avevamo fatto. Entri nel sito, ti registri e a quel punto scarichi questi pacchetti zippati per la prima, la seconda, la terza, oppure per le classi della primaria. Ma ti Sito devi intendi registrare School Food. nel sito sul food, sì. Ok, va bene, Ha grazie. detto dal 9 settembre saranno disponibili. Dal 9 settembre, ok. Va bene. Perfetto. In realtà dal Benissimo. 10, cioè fino al 9 no, ma dal 10 sì. Comunque, Alba, nell'email che ci è arrivata con i due link, c'è Sì. anche un altro link a cui accedere per chiedere la registrazione al sito di School Food. Io l'ho fatto e mi è stata autorizzata. Allora lo faccio Guarda adesso. bene quella Cioè, email che ci è arrivata. ti ringrazio. Perfetto, benissimo. Volete 10 minuti di pausa per poi iniziare gli altri 3 moduli? Può andare bene per voi, che altrimenti vi incolliamo, teniamo incollate lo schermo. Perfetto, allora Va bene. 11:15, che sono le 11, volete possiamo iniziare. Lascio la parola a Nicole che vi parlerà del modulo sull'esercizio fisico adesso. Grazie mille, Nicole. Buongiorno di nuovo, adesso vi presento subito. Bene, ora vi parlerò del modulo 3, iniziando col base e poi successivamente con l'avanzato, che riguarda appunto l'esercizio fisico. Io sono sempre Nicola Vaguer, biologa nutrizionista. Partiamo da proprio le basi. Allora, il DNA, il nostro DNA è il fattore più importante per la longevità e di conseguenza non è facile influenzare i nostri geni. Perciò è importante lavorare sull'alimentazione e l'esercizio fisico. Sono esempi, ad esempio, di centenari che appunto tramite l'alimentazione e l'esercizio fisico sono riusciti ad avere una vita lunga e longeva. Ad esempio i pescatori di Okinawa, i pastori sardi, i contadini calabresi, gli avventisti californiani.
Quindi, praticando attività fisica e mangiando in modo regolare, possiamo appunto modificare un po' quello che è il nostro stile di vita, per vivere più a lungo. La mancanza di esercizio fisico è correlata a diverse patologie, come ad esempio l'obesità e il sovrappeso, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, causate appunto da un aumento del colesterolo, dei trigliceridi, dalla pressione arteriosa. Inoltre, si può avere un maggior rischio di avere un cancro al collo, un lutto, la mammella, una riduzione della massa ossea con il rischio di osteoporosi. Tutte queste problematiche hanno un effetto sulla spesa pubblica e appunto sulla spesa sanitaria. Come vi dicevo prima, ci sono alcuni esempi di longevità, come appunto questi pescatori della isola di Okinawa in Giappone, che non smettono mai di lavorare e praticano il Tai Chi, proprio appunto un'arte marziale che aiuta molto lo sviluppo muscolare e anche a livello mentale. Ci sono diverse tecniche di rilassamento che appunto promuovono un buon stile di vita. Loma Linda in California, dove la popolazione cammina veloce e si allena in palestra, quindi insomma, si allenano molto e praticano sempre attività fisica. In Costa Rica, dove appunto la popolazione è abituata a lavorare fisicamente per tutta la vita, in Sardegna, dove i pastori sardi appunto percorrono molti chilometri a piedi e comunque si muovono tutto il giorno tra appunto le montagne e l'entroterra, e in Calabria, dove ci sono appunto gli ultracentenari che si recano sempre a piedi negli uliveti e lavorano fino a insomma, tarda età. Teniamo in considerazione i dati dell'Occhio alla Salute, appunto del 2016. Il 23,5% dei bambini svolge giochi di movimento al massimo un giorno alla settimana. Il 33,8% invece è impegnato in attività fisiche strutturate, come appunto corsi, sport in generale, allenamenti, al massimo un giorno a settimana. E il 18% non fa attività fisica il giorno precedente all'indagine che è stata fatta. È un dato abbastanza preoccupante perché solo un bambino su quattro va a scuola a piedi o in bicicletta, quindi vengono utilizzati molto i mezzi di trasporto e questo insomma non aiuta appunto a fare attività fisica oltre a quello che magari è l'attività di calcio, tennis o quant'altro. In più, l'attività fisica è stata ridotta dall'uso scorretto delle tecnologie, come ad esempio la TV, i videogiochi, i tablet e cellulari. Infatti, i bambini trascorrono molto tempo davanti alla televisione o comunque, davanti a degli schermi senza appunto muoversi. È stato fatto anche un questionario dalla Fondazione Walter Longo, dove hanno partecipato circa 100 genitori, i cui figli rientravano in diverse fasce d'età: il 5% da 0 a 2 anni, il 19% da 3 a 5 anni, il 38% da 6 a 10 anni, il 25% da 11 a 14 anni e il 13% dai 15 a 17 anni. Il 17% dei bambini e dei ragazzi non pratica, secondo appunto questo questionario, alcun tipo di attività fisica. Il 35% invece fa esercizio fisico 3 o 4 volte alla settimana. Diciamo che appunto questi dati sono risultati di appunto la diffusione di attività sedentarie, come stare appunto davanti alla TV o davanti ai videogiochi, e quindi i bambini e i ragazzi tendono a fare meno attività fisica rispetto al passato. Infatti il 12% dei bambini e dei ragazzi trascorre più di 3 ore davanti a uno schermo e il 39% solo un'ora. Il 22% appunto esegue queste attività sedentarie per meno di un'ora al giorno, però comunque la percentuale dei bambini che trascorre troppe ore davanti a uno schermo è alta. Parliamo un po' di quale potrebbe essere l'esercizio fisico ideale. Sicuramente un'attività che piaccia, in modo che appunto i bambini e i ragazzi siano spronati a andare ad allenamento o appunto
fare attività fisica. Un'attività che si possa svolgere dalle 5 alle 10 ore a settimana, quindi magari ecco, cercare di trovare uno sport che piaccia particolarmente in modo da frequentarlo assiduamente. Un'attività facile da inserire nella nostra vita quotidiana, ovvero appunto l'allenamento serale o comunque cercare delle fasce orarie che siano conciliabili con la scuola e le varie attività sociali e che sia un'attività compatibile con l'età e la condizione di salute. Vediamo appunto come ottimizzare l'esercizio fisico per garantire una vita sana e longeva. Camminare veloce per almeno un'ora al giorno. Infatti spesso bambini e ragazzi, ma anche gli adulti in realtà, utilizzano la macchina o altri mezzi di trasporto per fare qualsiasi cosa, andare a fare la spesa, andare a scuola. Invece bisognerebbe incentivare un po' di più la camminata e appunto praticare un po' più di attività fisica, magari andando a fare la spesa a piedi, andando a scuola a piedi, eccetera. Sarebbe ottimale evitare le scale mobili, gli ascensori e tutti quegli strumenti che ci permettono di camminare meno e cercare appunto di fare le scale a piedi e insomma muoversi di più. Si è visto che comunque andando a scuola a piedi o a lavoro a piedi si riesce a ottimizzare l'esercizio fisico. Oltre all'ora di camminata sarebbe auspicabile per i ragazzi e per i bambini un'ora di sport al giorno, però bisogna anche stare attenti alla frequenza e all'intensità, perché comunque se si fa troppo sport o si esagera con il tempo di attività fisica possono pervenire disordini fisiologici come ad esempio il colesterolo alto o disfunzioni nervose e addirittura anche disordini psicologici, quindi una diminuzione della libido, un ritardo psicomotorio, anche la depressione. È importante comunque trovare, come dicevo prima, il tempo adeguato anche per insomma andare a scuola e cercare di avere un po' di socialità. Usare i muscoli, certo l'attività aerobica è importante, però è anche importante fare delle attività che vanno a stimolare il nostro muscolo, proprio perché il muscolo si rinforza in base alle lesioni, ovvero noi quando utilizziamo un muscolo facendo un'attività di tipo anaerobica, quindi ad esempio un sollevamento pesi, si creano delle piccole lesioni che però permettono al muscolo di rinforzarsi. Il dolore che si prova successivamente è dato proprio da queste lesioni. Chiaro è che è importante non esagerare con il peso per evitare appunto un accumulo di acido lattico o appunto dei danni acuti come traumi e infortuni o danni lenti e cronici. Inoltre con l'attività fisica è importante anche associare il giusto apporto proteico in base all'età e in base anche al tipo di attività fisica svolta. L'esercizio fisico è fondamentale per mantenere uno stato di salute ottimale e quando vi è meno si possono insorgere diverse problematiche. L'esercizio fisico e un'alimentazione bilanciata sicuramente garantiscono uno stato ottimale di salute, al contrario possono causare dei disturbi ed è importante recepire appunto eventuali disturbi nel bambino e attuare un'azione correttiva dello stile di vita. Questo proprio, come dicevo prima, appunto porre rimedio a tutto quello che possono essere dei segni di problematiche, come ad esempio carie, dermatiti, acne, anemie, allergie, che possono essere dovute appunto all'alimentazione, oppure anche delle problematiche a livello motorio dovute da un eccesso di esercizio fisico, anche un poco esercizio fisico. Riassumendo, in generale è importante fare un'ora di camminata al giorno a passo veloce, evitando scale mobili, ascensori, macchina, prediligendo le scale e tratte a piedi, camminare un po' di più nel weekend, evitando magari le zone inquinate, quindi andando a fare delle escursioni in montagna o semplicemente al parco, cercare di fare più esercizio fisico in settimana, con punte di esercizio intenso, ovviamente senza esagerare, e cercare appunto di rinforzare i muscoli eseguendo dei pasti proteici, ad esempio a fine allenamento. Parlando più nel dettaglio del modulo avanzato,
Parliamo appunto di quanto l'alimentazione nello sport sia importante. È fondamentale nutrirsi sia prima che dopo l'attività fisica, anche perché il digiuno, prima di cimentarsi negli allenamenti, può causare crisi ipoglicemiche con attacchi di fame, addirittura svenimento, e il catabolismo muscolare che mette in circolo tossine e non permette nemmeno lo sviluppo della massa muscolare. Quindi è importante capire come alimentarsi prima di un'attività fisica e anche dopo, proprio per trarre la giusta energia dal nostro carburante, dagli alimenti e anche per reintegrare in seguito allo sforzo fisico. Allora, come dicevo appunto, è importante un'alimentazione sana e bilanciata, che appunto non solo per prevenire traumi e infortuni, ma anche per garantire il benessere psicofisico di ogni individuo. Quindi analizziamo bene quali possano essere gli alimenti ideali da consumare prima e dopo gli allenamenti e quali siano i consigli specifici per bambini e ragazzi. Prima dell'allenamento, cosa dobbiamo fare? Sicuramente un passo semplice e leggero, anche perché un passo troppo pesante potrebbe dare appunto pesantezza a livello dello stomaco, un aumento dell'afflusso del sangue verso lo stomaco e di conseguenza una riduzione dell'afflusso verso i muscoli e un calo delle prestazioni muscolari. Quindi bisognerebbe fare un pasto con un adeguato quantitativo di carboidrati, che sono, come detto nel primo modulo, la fonte principale di energia, e assicurare un giusto apporto energetico e nutrizionale. Un esempio può essere appunto il pranzo, che deve essere consumato almeno 3 ore prima dell'attività fisica, a base di carboidrati integrali a basso indice glicemico con verdure, accompagnato da pochi grassi, che può appunto essere l'olio extravergine d'oliva, e poche proteine. Quindi magari fare un piatto come indicato nella foto di couscous con le verdure e magari qualche legume e appunto un po' di olio extravergine, anche perché gli omega 3 sono fondamentali durante l'attività fisica. Se invece ci si allena la sera, si consiglia di fare uno spuntino 2 ore prima dell'allenamento, ad esempio con una banana, dei semi oleosi o comunque una piccola fonte di carboidrati con pochi grassi e poche proteine. Cosa fare dopo l'allenamento? Sicuramente è importante reintegrare le perdite sia di acqua che di sali minerali, ma anche reintegrare a livello proteico e di carboidrati. Questo perché dopo l'allenamento vi è recupero muscolare, le riserve del glicogeno a fine allenamento sono depletate, quindi è importante ristabilire il pool di glicogeno e aiutare la sintesi delle proteine del muscolo. Passo di recupero appunto deve essere prettamente proteico, quindi proteine del pesce e dei legumi. Aggiungere una piccola fonte di carboidrati ad alto indice glicemico, proprio per essere assorbito il più velocemente possibile come pane e marmellata, e assumere appunto questo pasto proteico nell'arco di 1 o 2 ore dopo l'allenamento. Questo è fondamentale per il recupero muscolare e per la rigenerazione delle fibre, che, come abbiamo detto, durante l'attività fisica ci possono essere delle lesioni. Dopo lo sport, infatti, il corpo è impegnato non solo appunto nella sintesi del muscolo, quindi le proteine che serviranno per il muscolo, ma anche a smaltire tossine, e perciò bisogna reintegrare le riserve energetiche e idriche. Quindi, come deve essere l'alimentazione di uno sportivo? Sicuramente le proteine non devono mai mancare, prediligendo quelle del pesce azzurro, dei legumi, dei latticini senza esagerare e dei cereali integrali. Anche i grassi però sono importanti, perché sono una fonte di riserva energetica che vengono utilizzati anche durante l'attività fisica, se l'attività dura per insomma dai 40 minuti in su. Si consiglia comunque di optare per i grassi buoni, che appunto derivano dai semi oleosi, la frutta secca, il pesce, gli oli vegetali.
Gli alimenti ad alto indice glicemico sono da tenere sotto controllo, nel senso che possono essere utilizzati appunto prima di un allenamento, quando si ha la necessità di avere una diciamo, fonte energetica pronta all'uso e in quantità moderate, soprattutto per abituare il bambino e il ragazzo a non assumere troppi zuccheri e a non esagerare prima dell'attività fisica, per appunto evitare l'insorgenza di obesità o malattie metaboliche. Come dicevo, anche l'idratazione è molto importante, in quanto se si va incontro a una disidratazione, la prestazione sportiva viene ridotta e in generale è dannosa per l'organismo. Quindi si consiglia di bere prima dell'allenamento per idratare i tessuti in vista dell'esercizio fisico, consiglio non subito prima dell'allenamento, ma ecco, cercare di idratarsi nell'arco della giornata prima di allenarsi. Bere durante l'attività fisica, però a piccoli sorsi per evitare appunto pesantezza e reintegrare i liquidi persi a fine allenamento. Se necessario, è possibile anche utilizzare un'acqua ricca di sali, minerali o integratori salini che vanno appunto a reintegrare le perdite. Per quanto riguarda gli adolescenti, si consiglia di assumere un quantitativo di acqua compreso tra 1,5 litro e 2 al giorno, per evitare appunto rischi di disidratazione e problematiche connesse. Ovviamente durante l'estate o comunque nelle giornate più calde si consiglia un apporto idrico maggiore appunto perché si ha una maggior perdita di liquidi con la sudorazione. Evitare o comunque limitare le attività sportive in ambienti dove le temperature sono elevate e anche il tasso di umidità è alto. Se si dovessero fare attività fisiche in queste condizioni, cercare di reidratarsi di più rispetto a quello indicato precedentemente. Come conciliare appunto l'attività fisica e l'alimentazione? Sicuramente l'alimentazione deve essere calibrata in base all'età e soprattutto all'attività fisica che il bambino o ragazzo sta svolgendo. E non sono quindi giustificate merende abbondanti o pranzi più abbondanti rispetto a quello che è indicato per l'età e per appunto il tipo di attività svolto. Dopo l'attività fisica, se l'attività fisica viene fatta nel primo pomeriggio, sono sufficienti per integrare un frutto oppure uno yogurt come spuntino. Parliamo quindi delle proteine in ambito sportivo. Sicuramente, se un ragazzo sta facendo un'attività agonistica, ci sarà sicuramente un professionista qualificato come il medico sportivo che potrebbe evidenziare un incremento dell'apporto proteico. Per ora però gli apporti proteici consigliati sono di 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo e non oltre. In più, per gli adolescenti agonistici è possibile prendere in considerazione magari una quantità di proteine leggermente maggiore, ma sempre tenendo conto del tipo di attività fisica svolto. Per quanto riguarda i micronutrienti, durante lo sport si è riscontrata una carenza per lo più, negli sportivi per lo più, di ferro, calcio e vitamina D. Però ci possono essere anche delle carenze, sotto il punto di vista dei grassi come gli omega 3, che si possono appunto trovare nel pesce, nel noce, nel seme, di magnesio che è fondamentale anche per il recupero muscolare, che si può trovare nel cioccolato fondente ad esempio, di zinco che si trova nei legumi, la frutta a guscio, di rame nei frutti di mare e cioccolato, vitamina B12, questo soprattutto per le persone vegane, e di vitamina E e B1. Quindi è importante tramite l'alimentazione cercare di integrare tutti questi micronutrienti e eventualmente poi valutare un'integrazione successiva. Ultimamente si tende a tenere anche in considerazione i disturbi del comportamento alimentare, soprattutto nell'adolescente sportivo. Questo perché per varie motivazioni a livello psicologico, che possono essere sia personali sia esterne,
Molti adolescenti agonisti tendono a sviluppare dei disturbi del comportamento alimentare, come ad esempio anoressia, bulimia, e questo fattore non è assolutamente trascurabile, anche perché l'adolescenza è un'età in cui viene formato molto il carattere del ragazzo, quindi bisogna stare molto attenti a eventuali fenomeni di compensazione o comunque aspetti psicologici del ragazzo che possono farci riflettere sul fatto che potrebbe avere dei disturbi del comportamento alimentare. Per prevenire e comunque cercare di accogliere il ragazzo nel modo migliore, sarebbe ottimale comunque osservare il suo comportamento ed eventualmente rivolgersi ad un professionista. Le linee generali per l'esercizio fisico e per l'alimentazione sono sicuramente quelle di valutare e monitorare i valori del ferro, calcio, vitamina D e B12, che spesso appunto sono a rischio di carenza nei giovani sportivi, facendo esami del sangue regolari, assicurarsi che l'idratazione sia adeguata, quindi come dicevo prima, bere prima, durante e dopo l'attività fisica. Assumere il pasto corretto prima e dopo l'allenamento, prima appunto con un pasto un po' più ricco di carboidrati, dopo un po' più proteico, e in caso di abbandono dell'attività fisica, adottare l'alimentazione a nuovo stile di vita, quindi un ragazzo che magari smette di giocare a calcio non potrà più mangiare come mangiava prima, quindi ecco, ridurre magari le quantità e cercare di adattare appunto l'alimentazione a un nuovo stile di vita. Inoltre è molto importante stare attenti sulla qualità del sonno che può condizionare sia la prestazione fisica sia insomma, l'aspetto psicologico del ragazzo. Vi ringrazio molto e per qualsiasi domanda sono a disposizione. Grazie, grazie mille Nicole. Prima di iniziare con gli esercizi, condivido con voi in chat un link del nostro canale YouTube, che sarà l'esercizio che concluderà i due moduli relativi all'esercizio fisico. Questo esercizio è stato creato in fase di pandemia proprio per i ragazzi e i docenti, perché voi lo sapete meglio di me, i ragazzi erano molto a casa, molto fermi. Sono 7 minuti di esercizio fisico di stretching che i ragazzi e i docenti possono fare alla scrivania, sia online che in classe. E li potete usare a inizio lezione, magari prima di iniziare le lezioni, oppure a metà lezione in caso gli studenti siano stanchi, in modo tale da farli muovere, riacquistare il focus e poi riniziare. Questo video è online. In caso non abbiate accesso a internet, abbiamo creato anche un allegato per voi che poi vi mostrerò con tutti gli esercizi e la loro descrizione che potete far fare ai ragazzi in caso non abbiate accesso alla connessione. L'altra cosa importante, se volete controllare il nostro canale YouTube, ci sono delle playlist dove avete anche degli altri esercizi. Noi abbiamo inserito questo nel vostro kit perché è relativo proprio al rilassamento e allo stretching a scuola, però ci sono esercizi di respirazione per rilassarsi, per creare energia e ci sono anche delle ricette della longevità, se vi possono interessare, se possono servire per i vostri corsi, dei racconti della longevità e in questi racconti troverete ad esempio il racconto delle zone blu, dove ci sono i centenari più sani al mondo, che troverete nell'ultimo modulo del nostro kit anche, e ci sono dei tips, dei brevi consigli sulla longevità e la salute, quindi possono essere anche materiali utili. Io ve lo indico e il link è indicato anche nel kit, così almeno potete usare anche questi. Adesso vi condivido le attività che abbiamo creato per voi. Scusate che la condivisione sembra non funzionare adesso. Ok. Ok. Perfetto, dovrebbe essere attiva. Perfetto.
Allora, per il modulo relativo all'esercizio fisico di base, che riguarda soprattutto le caratteristiche principali dell'esercizio fisico, quindi i punti chiave, abbiamo pensato sempre al brainstorming di apertura, quindi l'insegnante pronuncia la parola esercizio fisico e gli studenti, senza pensare in cerchio, come preferite voi chiamando per nome, devono indicare la prima parola che gli viene in mente. Questa è la parte numero uno del brainstorming. Poi la parte numero due verrà chiesto a loro di pensare a un lato positivo dell'esercizio fisico e se sono in cerchio, si potrà andare in senso antiorario oppure come preferite voi chiamare gli studenti e poi parlare dei lati positivi e lati negativi dell'esercizio fisico. Per quanto riguarda l'attività principale con i punti chiave più importanti relativi all'esercizio fisico, all'inizio si è creato uno show televisivo che si chiama Movement. Abbiamo pensato che in generale i ragazzi hanno sempre un eroe dello sport che a loro piace, quindi ogni studente sceglie un personaggio sportivo a cui è più legato, che ammira, e lui impersonerà questo personaggio. E sarà il host, sarà il presentatore di una trasmissione televisiva che si chiama Movement. Gli studenti verranno divisi in coppie. Quindi uno è il presentatore, personaggio famoso, e l'altro è lo studente che deve rispondere alle domande dell'intervista. E qui avete le domande dell'intervista. Quanto è importante per te l'attività fisica? Che sport hai praticato nella vita fino adesso? Qual è il tuo sport preferito? Un nuovo sport che ti piacerebbe provare in futuro? Domande riguardo il proprio rapporto con lo sport. Si cambiano poi i ruoli e quindi entrambi gli studenti rispondono alle domande. Gli studenti nel frattempo scrivono le risposte del compagno, danno poi a fine attività il foglio al compagno che analizza le sue risposte e porta in fondo le mie riflessioni, cioè analizza il suo rapporto con lo sport e la sua vita dal punto di vista dell'esercizio fisico. Questa è l'attività 1. L'attività 2 poi riguarda invece un decalogo mimato dell'esercizio fisico. Vedete, queste sono flashcards, sono dei cartoncini che saranno ritagliati e sono i punti chiave, i 10 punti chiave dell'esercizio fisico. Camminare per almeno un'ora al giorno, pedalare per almeno un'ora al giorno, giocare all'aria aperta per almeno un'ora al giorno. Quindi delle attività importanti per rimanere attivi. Ogni gruppo decide il nome di un personaggio sportivo che ammira. Per esempio, Donnarumma, quello sarà il suo nome. A ogni gruppo viene dato un cartoncino numerato, dovrà mimare il punto sul cartoncino per l'intera classe e gli altri gruppi devono indovinare. Quindi un gioco, un decalogo mimato dell'esercizio fisico. A fine gioco, uno dopo l'altro, ogni gruppo dirà ad alta voce il punto, insieme il punto dell'esercizio fisico che ha dovuto mimare in modo tale che si ripercorrono tutti i punti chiave. Finito questo esercizio di gioco, il docente poi insieme in classe rivolgerà agli studenti delle domande riguardo l'esercizio fisico e il rapporto con l'esercizio fisico. Decidete voi poi se chiamare le persone, se dividere in gruppi. Quindi le domande possono essere: ci sono dei punti importanti da aggiungere al decalogo che non sono stati presi in considerazione? Cosa dovresti cambiare della tua routine? Perché? Cosa fai già ed è importante dal punto di vista dell'esercizio fisico e perché? Quale sport o attività pratichi o ti piacerebbe praticare e perché? Quindi coinvolgere anche il lato personale degli studenti. La valutazione poi di tutto quello che è stato imparato e fatto è un'ulteriore serie di domande in cui il professore discute con gli studenti che attività fisica è meglio praticare, cosa è necessario evitare, perché è importante il movimento, lo sport può essere un momento di socializzazione e di inclusione e quindi il docente poi spiega
nelle nozioni per il docente troverà tutti i punti principali, l'importanza dell'esercizio fisico per la prevenzione delle malattie, salute e longevità, per la massa ossea e lo sviluppo della struttura ossea nei ragazzi, quali sono gli sport migliori, l'importanza dello sport dal punto di vista della responsabilizzazione, della socialità, dell'empowerment, quindi punti chiave. Come vi ho già anticipato, ogni attività può essere chiusa con una pratica di esercizio fisico che dura 7 minuti. Può essere introdotta chiedendo agli studenti o di scrivere su un foglio o di pronunciare un aggettivo che descrive lo stato in cui si trovano in questo momento: rilassato, nervoso, agitato, preoccupato. Faranno poi la pratica fisica o tramite YouTube, oppure, come vi ho anticipato, vi abbiamo messo la descrizione della pratica fisica e potrete, se volete, proiettare questo allegato in classe, oppure potrete stamparlo e leggerlo come preferite. Realizzare questa attività fisica molto breve di 7 minuti e poi chiedere alla fine un aggettivo che descrive lo stato, la loro situazione emotiva e mentale in questo momento dopo la pratica, decidendo sempre voi le modalità, se chiamare le persone o andare in ordine in base alle vostre classi, in modo tale che gli studenti analizzino anche come l'attività fisica faccia effetto anche sul loro fisico e sulla loro mente. Questa attività è molto breve, ci sarebbe bisogno di un'attività più lunga, però abbiamo capito che è molto difficile realizzare attività lunghe spesso con gli studenti, quindi vi abbiamo inserito questa attività di 7 minuti. Invece il modulo di consolidamento, come ha annunciato Nicole, come ha descritto Nicole, si concentra molto sull'alimentazione prima e dopo l'esercizio fisico. Quindi il circolo di condivisione che ha questo modulo si chiama MM, muoversi e mangiare. Quindi viene chiesto agli studenti di immaginare di essere uno sportivo, una sportiva famosa che ammirano, o di pensare a uno sport che praticano o che vorrebbero praticare e di stare per prepararsi per una gara. Quindi devono pensare cosa berrebbero o mangerebbero per prepararsi alla gara almeno 3 ore prima. Quindi l'insegnante dà loro una tempistica e poi dice stop, e in base alla dinamica creerete voi o a turno o come preferite, gli studenti devono dire o il nome dello sport o il nome dello sportivo e cosa mangerebbero e berrebbero. Per esempio, Donnarumma, acqua, pasta con pomodoro, oppure tennis, acqua, crostini con la marmellata, per iniziare a far pensare agli studenti come si preparerebbero dal punto di vista dell'alimentazione a una gara. Successivamente poi si passa al brainstorming e viene chiesto agli studenti cosa si dovrebbe secondo loro mangiare e bere prima di fare una pratica fisica e dopo la pratica fisica, ed insieme in classe si stila una lista. Questa attività potete farla insieme in classe oppure dividere in gruppi di studenti e ogni gruppo sceglie il nome di uno sport che preferisce, quindi stila la lista in base allo sport realizzato. Viene poi realizzato un gioco di gruppo, un quiz show, vero o falso. Quindi avevate la linea guida, avete una linea guida importanti per esercizio fisico, alimentazione. Ad ogni gruppo, gli studenti divisi in gruppo, viene dato un cartoncino con un punto importante delle linee guida generali relative a nutrizione e ad esercizio fisico. Per esempio, è fondamentale bere molta acqua, almeno 1,5 litri, 2, per realizzare un'attività fisica, una performance importante, oppure per essere ben idratati. Quindi ogni punto, vedete, nei cartoncini avete punto chiave. Ogni gruppo dovrà realizzare delle domande
a cui i compagni dovranno rispondere con vero o falso. Potete scegliere in base al numero di studenti se realizzare una domanda, fargli scrivere due domande, fargli scrivere tre domande. In ogni caso, a turno, gli studenti leggeranno la domanda e gli altri gruppi dovranno rispondere vero o falso. E ci sarà ovviamente un gruppo vincitore che avrà risposto al maggior numero di domande in maniera esatta. Se c'è tempo a disposizione e se volete, in base alla classe, questo gruppo di vincitore deve creare un esercizio fisico non difficoltoso che i compagni devono fare in quel momento. Per esempio, 5 flessioni, 5 rotazioni della testa in senso orario, 5 squat. L'importante è che devono tenere presente che tutti i compagni sono diversi, ci possono essere compagni con disabilità e le persone hanno mobilità diverse, quindi creare un esercizio inclusivo per tutti, questo è il loro compito in caso vogliate. E poi invece la terza fase, che si chiama Me, Move and Eat, muoviti e mangia. Gli studenti, quei cartoncini che avranno ricevuto con i punti chiave di alimentazione e prima e dopo l'attività fisica, dovranno capire se il loro punto chiave riguarda l'alimentazione dopo l'attività fisica o prima dell'attività fisica, e dovranno appuntare questo cartoncino nel cartellone conseguente. Quindi quelli che riguardano l'attività fisica prima, quelli che riguardano l'attività fisica dopo. In caso, discutere anche insieme se tutti sono d'accordo sulla posizione di questi punti chiave. Se secondo alcuni un punto chiave deve essere trasferito in alimentazione per l'attività fisica, ad esempio. Quindi discutere cosa è corretto e cosa secondo loro non è corretto, e indicare anche cosa manca secondo loro in queste linee guida, cosa potrebbe essere precisato meglio, qual è il loro feedback, cosa secondo loro può essere importante da aggiungere. E c'è sempre la valutazione finale, quindi si chiede agli studenti quindi cosa secondo loro è importante mangiare prima o dopo l'esercizio fisico, cosa facevi che era già corretto, cosa secondo te devi migliorare, cosa secondo gli studenti è più difficile mettere in pratica perché è molto importante e cosa invece sarebbe facile da realizzare. Quindi il feedback degli studenti è sempre concludere con la pratica condivisa. In questo caso gli studenti su un foglio a voce potranno indicare un alimento che non mangerebbero prima di fare esercizio fisico e uno che mangerebbero, per capire se hanno assorbito, diciamo, gli insegnamenti acquisiti, realizzare la pratica fisica e poi indicare dopo la pratica fisica un alimento che mangerebbero e un alimento che non mangerebbero relativamente alla pratica fisica. Poi ovviamente, come vi ho già indicato, decidete voi come chiamare gli studenti, se utilizzare tipo il nome oppure se andare in ordine, in base alla disposizione della classe, come abbiamo già detto prima. Quindi queste sono le attività di esercizio fisico per gli studenti. Se avete domande riguardo queste attività, qualsiasi cosa, riguardo anche la parte teorica, io e Nicola siamo qui per voi. Ok, se non ci sono domande passiamo al modulo sull'ambiente, in questo caso quindi alimentazione legata all'ambiente, ai problemi ambientali, quindi cibo biologico e l'importanza del cibo biologico, il ruolo dei pesticidi, che penso siano molto importanti per i vostri ragazzi che sono molto interessati all'ambiente adesso, i giovani. Ok, allora passo la parola a Nicole. Grazie Nicole. Di niente. Allora, faccio partire la presentazione.
Allora, partiamo con il modulo base che presenterò io e successivamente la dottoressa Romina Cervini parlerà della parte avanzata, del modulo avanzato. Allora, come dicevo, nel modulo base approfondiamo un po' la parte delle nozioni essenziali, quindi gas serra ed effetto serra. Che cos'è e cosa sono i gas serra? Sono fondamentalmente delle sostanze che sono allo stato gassoso, ovviamente, che si trovano appunto nell'atmosfera della Terra e che regolano la temperatura globale del nostro pianeta. Questi hanno la funzione di far entrare, cioè permettono l'ingresso delle radiazioni del Sole e ostacolano la fuoriuscita delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre. In questo modo i gas serra sono in grado di accumulare all'interno dell'atmosfera della Terra una parte dell'energia termica che proviene dal Sole, causando il famosissimo fenomeno chiamato effetto serra. Quali sono i gas serra? Questi possono essere sia di origine naturale che prodotti dall'uomo tramite appunto l'industria e l'allevamento. E tra i principali ritroviamo il vapore acqueo, l'anidride carbonica, il protossido di azoto, il metano e i clorofluorocarburi, che ad esempio venivano utilizzati negli anni 70 per le bombolette spray e i solventi. L'uomo appunto, a causa dell'industrializzazione e l'utilizzo sempre di più di macchine, ha aumentato la produzione dei gas serra, in particolare quello dell'anidride carbonica e del metano, creando quindi uno squilibrio tra la temperatura terrestre che porta appunto al surriscaldamento globale. Ci sono diverse conseguenze al surriscaldamento globale da gas serra, che sono appunto la desertificazione di alcune aree del nostro pianeta, dello scioglimento dei ghiacciai, come si sta sentendo anche ultimamente, che è sempre più sentito come tema, l'innalzamento e il riscaldamento degli oceani e l'aumento di fenomeni atmosferici come alluvioni, uragani, siccità e frane. Si è visto che appunto un'alimentazione a base vegetale può essere sicuramente un modo per contrastare il surriscaldamento globale, perché appunto un'alimentazione a base vegetale è molto più ecosostenibile e perciò riduce l'emissione dei gas serra sul nostro pianeta. Quindi basterebbe cambiare le nostre abitudini alimentari a livello planetario per ridurre i gas serra e inoltre guadagnarci in salute sicuramente. Quindi a livello ambientale abbiamo detto appunto che la produzione del cibo è uno dei fattori che impatta di più sull'ambiente e quindi contribuisce al cambiamento climatico, alla perdita della biodiversità, la disponibilità di acque potabili, l'impoverimento dei terreni, anche perché l'agricoltura intensiva porta appunto a depauperare il terreno di minerali fondamentali per lo sviluppo delle piante, aumenta l'inquinamento proprio per l'utilizzo di pesticidi e tecniche che vanno ad aumentare l'inquinamento e altre problematiche. L'agricoltura infatti occupa dal 40 anche al 50 dello spazio disponibile sulla nostra terra, è responsabile del 30% delle emissioni di gas serra e del 70% dell'utilizzo di acqua potabile. In termini di salute sicuramente il cibo si lega alla salute, quindi diete non salutari rappresentano un rischio per malattie come dovuta al consumo di fumo, alcol, droghe, insomma avere un'alimentazione più equilibrata e più sostenibile aiuta non solo a salvare l'ambiente ma anche a livello di salute, ci aiuta a vivere di più. E pensare che anche 820 milioni di persone non hanno abbastanza cibo e in più vi è anche un tasso di obesità record, infatti dalle 2 alle 3 persone su 10 risultano essere obese, quindi c'è questa disparità della distribuzione di cibo nel nostro mondo. Ci sono sempre più malattie legate all'eccessivo consumo di alimenti non salutari, come appunto il diabete, i tumori, come abbiamo già parlato precedentemente.
Per questo sono state identificate le win-win diets, che sono delle diete, degli stili di vita alimentare che sono sostenibili dal punto di vista sia ambientale che di salute, che quindi tengono in considerazione tutti gli aspetti utili per avere un ambiente più sano e anche vivere di più e avere insomma, benefici in termini di salute. Quindi per il nostro ambiente dobbiamo mangiare meno carne, proprio perché fa bene al clima e anche alla salute, come abbiamo detto nei moduli precedenti, e aumentare il consumo di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, noci e semi. Sicuramente è importante anche rivedere i processi di produzione e di lavorazione degli alimenti, ad esempio appunto utilizzare meno pesticidi, meno inquinanti e magari utilizzare meno attrezzature che possano ridurre le emissioni di CO2, adottare la dieta planetaria sana, quindi a base per lo più vegetale, consumando meno carne e quindi ridurre gli allevamenti intensivi e diciamo che la dieta della longevità e la dieta sana planetaria sono le due diete che sicuramente rispettano l'ambiente e appunto anche la salute. È importante anche adottare degli stili di vita che riducano drasticamente il trasporto, così da ridurre appunto le emissioni di CO2. Quindi qual è la dieta ottimale per la nostra salute? Sicuramente seguendo i pilastri della longevità possiamo seguire un regime alimentare che apporta benefici in termini di salute all'uomo e anche all'ambiente. I pilastri della sana longevità sono appunto la ricerca di base, l'epidemiologia, gli studi clinici, perché ovviamente è importante effettuare degli studi clinici per arrivare a conclusioni che possano portare a insomma, cambiare i propri stili di vita in termini di salute, gli studi sui centenari di cui vi ho raccontato precedentemente e studi di sistemi di complesso. Appunto, riassumendo, la dieta della longevità è una delle diete più sostenibili proprio perché è a base vegetale e con un ridotto consumo di carni che rispetta non solo l'ambiente ma ci permette anche di vivere in modo sano, equilibrato e più a lungo. Passo la parola alla mia collega. Eccoci. Allora, io parlerò del modulo avanzato. Introduciamo il discorso del cibo biologico. Il cibo biologico, diciamo, è sempre più diffuso ed è importante sia per rispettare la nostra salute che per evitare problematiche legate all'ambiente, lo sappiamo bene. Allora, l'utilizzo del cibo biologico si è diffuso soprattutto all'inizio degli anni 70, in seguito alla nascita dell'esigenza di avere dei prodotti più sani e controllati, visto che l'agricoltura era sempre più dipendente da pesticidi e fertilizzanti. E via via si è diffusa sempre di più. E in cosa consiste l'agricoltura biologica? Ha a che fare con i metodi di coltivazione in particolare, ma anche l'allevamento degli animali, chiaramente. I metodi di coltivazione che si scelgono per l'agricoltura biologica rispettano l'ambiente e la salute dell'uomo, utilizzando dei concimi naturali al posto dei prodotti chimici sintetici o modificati geneticamente, ad esempio gli serbanti, gli anticrittogamici, ossia contro le malattie fungine e insetticidi di sintesi. C'è un'attenzione anche alla rotazione delle culture per mantenere il suolo e le sostanze organiche maggiormente. E per quanto riguarda l'allevamento degli animali, si utilizzano pratiche che cercano di rispettare il benessere dell'animale stesso,
evitando ad esempio le tecniche di allevamento intensivo e con l'utilizzo di mangimi naturali che, con preferenza per l'utilizzo di medicinali solo in caso di malattie. Allora, chiaramente queste attenzioni portano ad avere un costo maggiore perché le materie prime utilizzate e i sistemi dedicati per la gestione di questo tipo di agricoltura, ma anche di allevamento, porta a un maggior utilizzo di risorse economiche. Però, nonostante ciò, come dicevo, a partire dagli anni 70, attualmente l'utilizzo, la diffusione dei cibi biologici è in continua crescita. Nel 2018, rispetto all'anno precedente, c'è stato un aumento del 10%, 10,8%, con un più 13% in Europa dopo il 2015. I cibi biologici più diffusi e più apprezzati sono in Italia il miele, le uova, la frutta e gli ortaggi. Allora, veniamo alla salute. Perché c'è questa diffusione del cibo biologico? Perché in realtà ci sono degli studi che dimostrano un effetto positivo a livello della salute, appunto. Sembrerebbe, secondo uno studio del 2018 che ha analizzato 68.000 partecipanti seguiti per 5 anni, che i cibi biologici portano alla riduzione del 25% di rischio di sviluppare un cancro, in particolare cancro alla mammella e linfoma. Quindi questo induce sicuramente a una diffusione maggiore del cibo biologico. Inoltre, altri studi in cui riassumo un po' quali sono gli effetti sulla salute in generale. Appunto, sembra proteggere dal rischio di sviluppare varie tipologie di cancro, ma anche malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson, disfunzioni del sistema endocrino, sia quello ormonale, con problemi per esempio con degli ormoni sessuali, quindi apparato riproduttivo, fertilità, ma anche tiroide, difetti della nascita, laddove ci possono essere malformazioni congenite, e problemi nello sviluppo del feto, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto neurocognitivo. A livello dell'ambiente, i pesticidi possono chiaramente contaminare il suolo, le acque e la vegetazione, andando a depauperare il suolo stesso, quindi a favorire la crescita di altri alimenti meno ricchi in termini proprio nutritivi. Inoltre uccidono insetti erbacei infestanti, andando a diminuire la biodiversità, e sono tossici in generale anche per altri organismi dal ruolo benefico per l'ambiente e per le piante non infestanti. Per diciamo, aumentare la qualità e la sicurezza, dobbiamo ridurre il più possibile gli alimenti industriali e prodotti provenienti dall'agricoltura industrializzata, perché in generale per quanto riguarda gli alimenti vegetali sono meno ricchi di nutrienti, mentre per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, ovviamente se c'è un allevamento intensivo, quindi un grande numero di animali all'interno dello stesso spazio, questo può provocare innanzitutto maggior sofferenza per l'animale e poi anche una maggiore diffusione di malattie, quindi la necessità di utilizzare antibiotici o altri medicinali. Quindi noi cerchiamo di prediligere le materie prime come la frutta e la verdura dei produttori locali, quindi a chilometro zero, possibilmente di origine biologica, quindi non trattati. E sempre, mi raccomando, di stagione. E cerchiamo di promuovere gli allevamenti biologici che utilizzano metodologie che sono volte alla tutela della salute e al benessere dell'animale. Quindi chiaramente c'è molto, stiamo parlando di molte cose, ci potrebbe essere comunque molta confusione. Quindi qual è la dieta che dobbiamo scegliere per la salute? Allora, ci sono degli studi che uno studio recentissimo di 1 o 2 anni fa, molto famoso, il The Lancet, che deriva dall'incontro di molti studiosi di diversi paesi del mondo che hanno messo insieme i risultati di studi clinici
studi osservazionali e di meta-analisi per definire una dieta planetaria ideale per la salute dell'uomo, ma anche per il clima e il pianeta. E allo stesso tempo volevo confrontare a questa dieta la dieta della longevità, che, come abbiamo detto, si basa sui cinque pilastri: ricerca di base, epidemiologia, studi clinici, studi sui centenari, studi sistemici complessi, per vedere quanto sono simili. E qui appunto abbiamo messo gli alimenti e le quantità ideali alla settimana secondo appunto questa revisione che è l'Eat Lancet e secondo la dieta della longevità. Quindi la carne rossa deve essere tra 0 e 100 grammi per la dieta Eat Lancet, meno, mentre anche nulla prima dei 65 anni, dopo i 20. Per quanto riguarda la dieta della longevità, la stessa cosa vale per la carne bianca e per i latticini. Mentre per il pesce possiamo aumentare un po', quindi diciamo sono abbastanza in accordo dieta della longevità e Eat Lancet, ma addirittura la dieta della longevità è ancora più drastica, se vogliamo, quindi potrebbe avere dei benefici maggiori per l'ambiente e nonché per la salute. La frutta a guscio, il consumo deve essere abbondante in entrambe le diete, così come i legumi e i cereali, soprattutto i cereali integrali. La stessa cosa vale per le patate, che comunque sono un ottimo non sostituto, comunque sono dei carboidrati che possono essere utilizzati per variare i vari cereali, anche se le patate non sono un cereale. Qui abbiamo la quantità di frutta, di verdura, i grassi insaturi, quindi quelli buoni, i grassi saturi che vedete devono essere il meno possibile e i zuccheri aggiunti che devono essere il meno possibile. Quindi diciamo ci sono delle similitudini, così che la dieta della longevità potrebbe dare un maggior sostegno anche al pianeta, non solo alla salute come è stato dimostrato. Io con questo ho finito e vi ringrazio. Io e Nicole rimaniamo a disposizione se nel caso aveste delle domande. Grazie, grazie mille Romina. E vi parlo della parte degli esercizi relativi a questo modulo. Nella prima parte ci concentreremo sui problemi relativi all'ambiente. Nella seconda parte, come ha spiegato Romina, ci concentreremo sul cibo biologico. Quindi, come sempre, un esercizio di apertura di brainstorming e l'insegnante chiede agli studenti di pensare a un problema dell'ambiente e indicare con una breve frase a cosa hanno pensato per capire e tastare la loro preparazione o le loro conoscenze. Vengono poi divisi in gruppi. A ogni gruppo viene chiesto di prendere il nome di un elemento naturale che a loro piace, per esempio sole, vento. A ogni gruppo viene dato il disegno che vedete online, questo allegato, che è un albero malato. E devono disegnare le radici e scrivere che sono le cause dei problemi ambientali, scrivendo le cause, e poi devono disegnare i rami di questo albero malato, che sono poi le conseguenze di questi problemi ambientali. Quindi, in caso ci siano problemi, ad esempio, gli studenti hanno difficoltà, possiamo anche capire, a indicare le cause, quale inquinamento, conseguenze, quale riscaldamento globale. Abbiamo pensato di implementare questa attività con un allegato 2, se vi può servire. Potete dare agli studenti queste cartoline piccole che potete ritagliare con scritto trasporto motorizzato, emissione di metano, deforestazione, allevamenti bovini che vedete sullo schermo e chiedere loro di inserire, di indicare quali sono le cause e quali sono invece le conseguenze. E vi abbiamo messo poi le soluzioni qui sotto che potrete proiettare o stampare sullo schermo. Quindi gas serra, che è una causa, conseguenza riscaldamento globale, trasporto motorizzato, causa, conseguenze, emissioni di carbonio, allevamenti bovini, causa, conseguenze, emissioni di metano, sfruttamento intensivo delle terre coltivabili, causa, conseguenza, deforestazione, in modo tale da
riuscire a comprendere gli elementi principali dei problemi ambientali e discuterne insieme, in particolare il ruolo dei gas serra, per poi comprendere se questi elementi sono stati sedimentati e inserire ulteriori informazioni, abbiamo creato un role playing all'Assemblea delle Nazioni Unite, come ridurre le emissioni di gas serra. L'insegnante è il segretario generale delle Nazioni Unite che modera l'Assemblea. E potete, in base al numero degli studenti, ogni studente sceglie di essere una nazione e ogni gruppo di studenti è una nazione. E ricevono un cartellino, un cartoncino con un punto importante che riguarda i gas serra, da cosa sono causati possibili soluzioni, in particolare legate all'alimentazione. Per esempio, un esempio di un cartoncino è: per ridurre i gas serra è necessario dare un taglio drastico al trasporto motorizzato. L'insegnante, che è il segretario generale, inizia la discussione chiedendo, facendo domande riguardo tutti questi punti. Ad esempio, qual è la causa dei gas serra? Quali sono le possibili soluzioni? Gli studenti, in base al cartoncino che hanno, alzano la mano, in base alla domanda che viene fatta dall'insegnante, e leggono quello che si trova sul cartoncino, che è la risposta alla domanda posta dall'insegnante. Quindi la discussione continua. A fine discussione, gli studenti mettono in ordine logico e conseguenziale su un cartellone che riceverete negli allegati tutti i cartoncini che riguardano i punti principali di come ridurre le emissioni di gas serra. Quindi all'Assemblea delle Nazioni Unite è arrivata a queste soluzioni. E si discute anche se l'ordine è logico, non logico, cambiare l'ordine, se gli studenti sono d'accordo. Quindi si può discutere in classe riguardo i vari punti e l'ordine. La terza fase riguarda proprio un momento di assorbimento dei concetti, ma anche di responsabilizzazione, che si chiama AAA, ambiente, alimentazione e abitudini. Quindi il docente fa una serie di domande per capire se gli studenti hanno assorbito i concetti che hanno analizzato insieme in classe. Quindi può fare domande tipo: ci sono dei punti importanti da aggiungere in questa lista delle Nazioni Unite che non sono stati presi in considerazione? Cosa dovresti cambiare della tua vita per aiutare l'ambiente? Cosa fai già e è importante dal punto di vista della sensibilità? E poi c'è un circolo di valutazione e di condivisione e ulteriori domande vengono fatte dal docente agli studenti. Per esempio, cosa avete imparato che non sapevate? Quali insegnamenti applicherete alla vostra vita che avete imparato oggi? Cosa dovresti cambiare della tua vita per aiutare l'ambiente e cosa fai che è già importante dal punto di vista della sostenibilità? E poi, se volete, voi docenti potete riassumere l'importanza della dieta e dello stile di vita per la sostenibilità e l'ambiente che troverete nelle nozioni per il docente. Come chiusura abbiamo pensato uno storytelling per capire se gli studenti, uno, hanno assorbito i concetti e possono elaborarli in maniera creativa. Quindi potete mettervi in cerchio o create voi l'ordine o gestite voi le dinamiche in base alle nuove disposizioni che ci sono in classe, però verranno realizzate due storie dai ragazzi con due possibili scenari futuri. Una storia in cui gli uomini portano il pianeta alla catastrofe e una storia in cui gli uomini fanno di tutto per salvare il pianeta, quindi una storia negativa e una storia positiva. Quindi agli studenti viene chiesto di mettere in pratica quello che hanno imparato per realizzare la loro storia e uno dopo l'altro diranno una frase a testa che continua la storia. Cioè, la storia inizia: c'era una volta il pianeta Terra. Il secondo studente continua una storia. Storia negativa 1, storia positiva 2. Gli studenti però dovranno essere dettagliati. Dovranno creare una storia che rispetti sempre le 4P, quindi people, persone, place, luogo, plot, trama e purpose, scopo. Quindi devono creare un inizio, un problema e una soluzione.
è tutto oralmente in cerchio. Se preferite, in base alla classe, potete realizzarla anche come scrittura creativa. Gli studenti possono dividersi in gruppi e scrivere le due storie e poi presentarle alla classe in base a quello che preferite. Questo è il modulo base focalizzato sui problemi ambientali. Nel modulo di consolidamento ci si è concentrati su cibo biologico, pesticidi, quindi nel brainstorming il docente rivolgerà una serie di domande relative al cibo biologico, ai pesticidi, alle loro conseguenze sull'ambiente e gli studenti risponderanno insieme in una discussione comune. Quindi cos'è il cibo biologico, cosa rende un cibo biologico, qual è il suo effetto sulla salute. Cosa sono i pesticidi, come vengono utilizzati per coltivare il cibo e questo per capire le conoscenze degli studenti su questo argomento. Poi si passa a un gioco cooperativo di gruppo che si chiama cibo biologico e cibo non biologico. Vengono messi in classe due cartelloni e ve li mostro. Appenderete, se volete, un cartellone con scritto cibo biologico e un cartellone con scritto cibo non biologico. Gli studenti vengono divisi in gruppi e vengono dati agli studenti dei cartoncini che vedete in questa slide. Ogni punto sono dei cartoncini ritagliabili che gli studenti riceveranno. Gli studenti leggeranno i cartoncini e devono decidere se devono appenderli nel cartellone di cibo biologico o nel cartellone di cibo non biologico e poi dovrete discutere insieme se siete tutti d'accordo riguardo la posizione dei vari cartoncini. E questa è proprio la terza fase. E per creare maggiore consapevolezza potrete anche fare delle domande agli studenti tipo cosa rende un cibo biologico, perché le persone acquistano cibi biologici, quali sono i prodotti biologici più consumati, cosa sono i pesticidi, oppure quali sono le conseguenze dei pesticidi sulla salute, sull'ambiente. E successivamente nella fase 3 abbiamo pensato che gli studenti sono molto tecnologici, usano molto i social, in particolare TikTok, quindi per renderli proattivi utilizzando degli strumenti che a loro piacciono, abbiamo pensato di dare loro il compito di creare uno strumento di sensibilizzazione che abbia effetto ed impatto sui loro coetanei, per esempio un post o una story su Instagram, un video su TikTok e devono far comprendere ai loro coetanei, al pubblico, l'importanza di mangiare biologico. E nella valutazione si leggeranno poi i post creati, oppure gli studenti potranno girare un video o recitare il video che hanno creato per TikTok o per le storie di Instagram e si discuterà insieme se i punti principali riguardo i problemi dell'ambiente, del mangiare biologico, sono stati toccati e cosa è importante trasmettere al pubblico. E l'ultima attività riguarda proprio ancora storytelling, quindi scrittura creativa che aiuta anche a affinare le loro capacità comunicative. E gli studenti inizieranno una storia. C'era un ragazzo, una ragazza della terza media e dovranno parlare del cibo biologico e di tutto quello che hanno imparato, rielaborando le nozioni apprese in maniera creativa e facendo sempre attenzione alle 4P della narrazione. Posso creare una storia del genere che preferiscono, quindi o un documentario, possono creare una storia horror, possono creare una storia drammatica, una storia positiva e inspirational. Decidono loro e rielaborano il tutto per sedimentare in maniera, diciamo, più personalizzata i concetti. Quindi queste sono le attività che abbiamo pensato per i ragazzi, per l'ambiente. Quindi se avete domande, qualsiasi perplessità per l'ambiente o per qualsiasi altra domanda riguardo tutto quello che abbiamo presentato, siamo a disposizione, poi passeremo all'ultimo
modulo che riguarda proprio le zone blu, la geografia, le storie dei centenari e i valori dei centenari che portano le persone a vivere a lungo. Beh, io ho dimenticato le 4P, cos'erano? Sono, ha ragione, sono pane, pasta, pizza e Ok. patate, a cui puoi aggiungere si può aggiungere la 5P che sono le proteine a cui fare attenzione, quindi pane, pasta, pizza, patate, proteine. Ok, grazie. Prego. Ok. Se non ci sono altre domande, possiamo passare all'ultimo modulo che è molto interessante perché parla anche della Sardegna dove vivono le persone più longeve in Italia. Quindi lascio la parola alle mie colleghe, grazie mille. Come sentite? Sì. Sì. Sì, adesso questo è l'ultimo modulo sulle zone blu, ovvero i luoghi più longevi del pianeta. Non so se lo sapete, ma le zone blu vengono chiamate così perché i primi studiosi che hanno identificato queste zone più longeve hanno semplicemente cerchiato con un pennarello blu questi paesi e quindi da qui questo nome che comunque è interessante, insomma, conoscere anche la storia, credo. La parola longevità deriva dal latino. Sta a indicare un tempo lungo, quindi legato alla durata della vita di un essere umano, in questo caso, ma anche di un altro organismo biologico. E la longevità che intendiamo noi è una longevità che non è solo una vita lunga, ma una vita lunga e sana. E in queste zone blu ci sono appunto queste sono appunto delle aree geografiche dove la speranza di vita sana è più alta della media, proprio a livello mondiale. Quindi ci sono molte persone che raggiungono e oltrepassano addirittura i 100 anni. D'altra parte, queste zone sono importanti anche per la ricerca perché ci aiutano a determinare alcune abitudini alimentari o stili di vita comuni a queste zone che possiamo magari sfruttare anche noi o insomma che magari non viviamo nelle zone blu. Gli studiosi di cui parlavo prima sono Gianni Pes e Michel Poulin che hanno è comparsa insomma la loro intervista per la prima volta nel 2004 in questo giornale Experimental Gerontology e quindi il concetto di blue zone o di zona blu risale a questo, quindi abbastanza recente tutto sommato. I due ricercatori avevano identificato la provincia di Nuoro in Sardegna come la regione con la più alta concentrazione di centenari maschi. Poi a cavallo tra 2004 e 2005 Dan Büttner, che è un giornalista del New York Times, ha individuato altre zone blu, Okinawa, che è un'isola in Giappone, Loma Linda in California. Poi nel 2005 nel National Geographic, quindi un giornale diciamo, più divulgativo, compare questo nome e quindi diventa più diffuso proprio a livello globale. Le zone blu, oltre a Nuoro in Sardegna, Okinawa e Loma Linda, sono anche in Grecia e in Costa Rica. Oltre a questi scienziati, anche Walter Longo, il professore che ha fondato la nostra fondazione, si occupa dello studio dei centenari e questi ricercatori indicano come in questi luoghi si possa vivere più a lungo, ma come dicevo prima, in salute. Grazie al loro stile di vita che si fonda su alcune regole da seguire. È diffusa la dieta semi-vegetariana, ossia comunque molto ricca di alimenti di origine vegetale come legumi, carboidrati complessi, ossia cereali integrali, la frutta a guscio come le noci, mandorle, nocciole, eccetera, il pesce, poche proteine, pochi o pochissimi zuccheri e pochi grassi cattivi come grassi saturi e trans. In genere mangiano 2 o 3 volte al giorno, quindi non tantissimo, con un pasto poco abbondante la sera e spesso prima che faccia buio, ed ecco che fanno comunque un digiuno notturno, per quello che insistevamo su quello prima. In genere queste persone tendono a consumare molti cibi locali,
quindi seguono diverse diete, però tendenzialmente i cibi vicini, cioè che si trovano nella loro zona. Per esempio, gli abitanti di Okinawa un tempo assumevano la maggior parte delle calorie dalle patate dolci viola, che era molto diffusa, ma mentre adesso questa è meno comune. Poi bevono in genere le persone delle zone blu, poche calorie, poche bevande alcoliche e spesso non fumano, mentre sono molto attivi, quindi praticano attività fisica costante, ma non sempre, insomma, in palestra, ma proprio sono in genere molto attivi. Per esempio, in Calabria ci sono molti contadini, molte persone che quindi si muovono per lavorare, così come in Sardegna, qui i pastori fanno anche 20 km al giorno, su e giù per le montagne. Oh, scusate, mi andate nella presentazione. Ok. Allora, quindi in aggiunta a importanti variabili come fattori genetici, alimentazione, esercizi fisici e stile di vita, il professor Longo, dopo aver ascoltato numerose storie raccontate da centinaia di tutto il mondo, perché ne ha intervistati veramente molti, in molti casi è riuscito comunque a trovare un denominatore comune, ossia il senso di uno scopo nella vita, la voglia di vivere. Quindi un fattore che ha anche un nome in Giappone, Ikigai, che non è facilissimo da tradurre, ma appunto può essere tradotto come il senso di avere uno scopo nella vita oppure una forte voglia di arrivare ai 100 anni o addirittura a superarli. In genere sono persone non poco stressate, ma che comunque riescono a vivere in maniera non stressante. E hanno proprio un fattore molto importante come quello della famiglia e l'idea di essere solidali l'uno con l'altro, quindi una vita comunque molto, cioè, ricca di amici e di persone a cui vogliono bene, oltre a questo scopo nella vita, appunto. Allora, le zone blu le ho nominate prima, sono Icaria in Grecia, Ogliastra appunto in Sardegna, Okinawa in Giappone, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California. Queste sono le tipiche 5 zone blu. Poi ci sono altre zone dove ci sono molti centinaia, ad esempio in Italia c'è anche la Calabria, ma anche la Liguria è ricca di persone oltre i 100 anni sane. Allora, Loma Linda in California, c'è questa comunità di circa 9.000 persone che fanno parte della chiesa avventista del settimo giorno e membri di questa comunità seguono in genere appunto, come dicevo prima, la dieta vegetariana, mangiano con moderazione, soprattutto a cena, quindi dei pasti poco abbondanti e bevono molta acqua e consumano molta frutta a guscio, quindi molte noci in particolare. Non fumano, non consumano bevande alcoliche proprio per abitudini religiose e praticano esercizio fisico praticamente tutto il giorno, oltre ad essere molto solidali l'uno con l'altro, quindi sono molto uniti, appunto è una comunità. Sono coinvolti in attività di volontariato, offrono un ulteriore scopo alla loro esistenza. E poi c'è il Sabbat, che è questo, sono 24 ore di riposo che vengono osservate e che permette loro di dedicare tempo alla famiglia, a passeggiate in mezzo alla natura, agli amici, all'esercizio fisico, oltre che a Dio, appunto è una comunità religiosa. Dopo la messa, i fedeli si riuniscono in una serie di attività sociali, quali canti, preghiere e giochi, e quindi il Sabbat risulta fondamentale per ritrovare la pace e favorire pensieri positivi e buon umore attraverso il riposo e la convivialità. Nicoya in Costa Rica è una delle zone blu, una zona blu dell'America Latina. E ci sono oltre 800 abitanti che hanno più di 90 anni e ripeto sono sani. In questa zona la loro dieta è poco calorica, è fondata su mais, fagioli e zucca e in genere svolgono dei lavori pesanti ma che terminano entro le 14 per dedicare poi il pomeriggio
riposo, alla famiglia e agli amici, quindi ritroviamo quei fattori tipici delle zone blu. Anche qui la cena leggera, e fanno un digiuno quindi notturno dalla cena alla colazione di circa 11-12 ore. Un altro fattore molto importante è il contatto con la natura, infatti insomma c'è un microclima molto particolare e una grande biodiversità in termini di animali e di anche vegetazione, e in genere anche loro diciamo, vivono in condizioni poco stressanti in genere. E anche qui c'è un atteggiamento molto positivo per la vita nei confronti degli altri, quindi ecco che ritroviamo le stesse caratteristiche. Simile anche a Okinawa in Giappone, appunto è un'isola del Giappone e la loro dieta negli ultimi anni è cambiata, un po' come la dieta mediterranea che è cambiata nel tempo, però diciamo all'inizio degli anni 50 c'era una grande differenza in termini di rischi di malattie tra non solo gli abitanti di Okinawa e l'America, e gli abitanti dell'America, addirittura degli abitanti dell'Okinawa rispetto al Giappone stesso, quindi sembrava proprio una zona veramente molto particolare. Poi c'è Icaria in Grecia, comunque le caratteristiche sono molto simili. Iasta in Sardegna, che è, allora, anche qui gli anziani seguono una dieta prevalentemente vegetale e molto ricca di legumi, pane fatto con i cereali integrali, molta verdura di stagione e anche il pecorino, formaggio, che è ricco di omega 3, non deriva da allevamenti intensivi, e latte di capra. Consumano alcol in maniera moderata, vino rosso per lo più, uno o due bicchieri sempre durante il pasto, pranzo e cena, e sono dediti alla loro terra e alla socialità. Anche loro, diciamo, come gli abitanti delle altre zone blu, mettono la famiglia e gli amici al primo posto, quindi c'è molta solidarietà e molta armonia in generale tra le persone, e questo sicuramente favorisce anche il buon umore. C'è un grande rispetto per gli anziani, che sono sempre un punto di riferimento per la famiglia in queste comunità, che spesso sono anche isolate tra di loro, per cui diciamo è molto importante la socialità con i membri della famiglia che vivono vicini. Quindi noi potremmo carpire alcuni di questi segreti delle zone blu per poterli applicare anche in zone non blu, anche in zone dove non c'è questa grande percentuale di persone longeve. Quindi l'aderenza a una tradizione alimentare spesso locale, quindi l'utilizzo di cibi della zona, un'attività fisica costante che può essere data anche da passeggiate, da spostamenti a piedi, una forte fede e spiritualità e l'appartenenza a una rete sociale, e avere uno scopo nella vita, comunque avere un obiettivo importante. Per quanto riguarda la dieta, una dieta semi-vegetariana, quindi per questo che la dieta della longevità può favorire la longevità, un grande consumo di legumi come fonte principale proteica, carboidrati complessi, frutta a guscio, pesce, poche proteine soprattutto di origine vegetale come i legumi, pochi zuccheri, pochi grassi cattivi e 2-3 pasti al giorno. Quindi che cosa possiamo imparare dai centenari delle zone blu? Allora, sicuramente i fattori che abbiamo appena elencato sono utili, poi c'è chiaramente il fattore genetico che non è modificabile, perché noi lo ereditiamo chiaramente dai nostri avi, e eventualmente questi possono proteggerci da alcune malattie. Probabilmente molti dei centenari, per esempio c'è Madame Calman, che è una signora che è vissuta fino a 122 anni, pur fumando e bevendo molto vino, probabilmente lei aveva una genetica veramente molto forte. Però diciamo, se non siamo così fortunati, possiamo comunque carpire i segreti che ho appena elencato per modificare lo stile di vita a beneficio di una vita sana e longeva. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Anch'io rimango a disposizione se avete domande.
Perfetto, grazie mille Romina. E concludiamo con le attività dell'ultimo modulo sui centenari e sulle zone blu. Abbiamo pensato a molto storytelling perché riguarda anche storie di persone anziane e longeve. Nella materiale Nozioni per i docenti troverete la storia di una donna giapponese longeva che si chiama Akane Tanaka e avrete un esempio diretto di come le persone vivono e le testimonianze di una persona in una zona sana e longeva come Okinawa e soprattutto che ha vissuto una vita anche molto difficile durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è molto basato sul storytelling questo modulo. Sempre il brainstorming, quindi i docenti chiedono agli studenti di pensare a una persona anziana, loro molto vicina o che ammirano e che conoscono. Quindi può essere una persona anziana sia famosa e non famosa, ed è del perché hanno pensato a questa persona. Quindi il brainstorming si apre su questo. Viene poi in fase 2, nelle attività principali, consegnato oppure proiettato con un proiettore il decalogo della longevità sana e centenari, che sono i punti chiave di cui ha parlato la mia collega. Quindi la longevità sana, ad esempio, è un incontro tra genetica e stile di vita, con al centro sane abitudini alimentari ed esercizio fisico, oppure i centenari solitamente mangiano 2 o 3 pasti al giorno, quindi elementi principali, punti chiave. Gli studenti sono divisi in coppie, 3 persone in caso siano studenti, abbiate un numero dispari in classe, e devono realizzare un'intervista per un documentario su Netflix riguardo le zone al mondo dove le persone vivono più sane e più a lungo. Prima di tutto devono pensare in coppia al titolo del documentario. Una persona poi ha il ruolo dell'intervistato e il compagno è una persona famosa, anziana o non anziana, simbolo di longevità e salute. La coppia deve scrivere delle domande per l'intervista relative al decalogo che hanno di fronte e poi anche le risposte, iniziando quindi l'intervista con domande e risposte che ripercorrono anche la storia della persona intervistata. Nella fase 2, gli studenti a coppie devono poi interpretare e presentare questa intervista davanti ai compagni. Quindi è una sorta di recitazione dell'intervista realizzata. Gli studenti, i compagni, possono anche fare poi domande sia all'intervistato che all'intervistatore riguardo la storia che hanno raccontato, riguardo la persona che hanno presentato, creando un quadro ancora più completo dell'intervista realizzata. Poi, successivamente, si crea un circolo di condivisione dove gli studenti devono riflettere sull'idea di vivere sani a lungo, se sarebbe bello, se sarebbe interessante e perché. E in questo caso possono creare un posto, una storia a riguardo, se vogliono. L'ultima, la valutazione di tutto quello che è stato imparato avviene ancora in un momento di discussione in cui il docente fa delle domande dove deve far fuoriuscire lo spirito critico di analisi dei ragazzi. Quindi può chiedere cosa secondo voi è ulteriormente importante per vivere a lungo e non è stato preso in considerazione per te, perché cosa secondo voi è più facile da mettere in pratica e cosa è più difficile e cosa per voi è più importante e meno importante rispetto poi alla lista del decalogo della longevità sana e degli esempi dei centenari che hanno appreso. Il docente poi parlerà anche della storia di Kane Tanaka, che è questa donna giapponese longeva, e troverete tutte le informazioni, se volete parlarne, nella parte di nozioni per il docente, però è molto interessante perché ha avuto una vita molto difficile, ma non si è mai lasciata andare, quindi questo spirito di resilienza molto, molto forte.
l'ultimo è un disegno creativo molto interessante. Abbiamo pensato di chiedere agli studenti di disegnare come si immaginano se stessi tra 100 anni e scrivere una serie di aggettivi, persone, concetti che saranno per loro importanti nella loro vita da centenari. E vengono poi condivisi con tutta la classe e appesi in classe a fine lezione. Questo per il modulo base, dove si parla soprattutto dei principi legati alla longevità sana. Nel modulo di consolidamento ci si concentrerà soprattutto sulle zone blu, quindi su Icaria, Nicoya in Costa Rica, Ogliastra in Sardegna, Okinawa in Giappone e Loma Linda in California. Quindi il primo flusso delle idee, il brainstorming e il flusso libero delle idee, si intitola Viaggiare nel mondo, cioè chiedete ai vostri studenti di immaginare un posto dove le persone vivano bene, sane a lungo e immaginare di essere in quel posto. Quindi gli studenti dovrebbero visualizzare il posto, le persone, le attività che fanno e il docente poi chiede agli studenti le informazioni sul luogo che hanno visualizzato, perché pensano sia un luogo dove le persone vivono sane a lungo, qual è la loro impressione riguardo questo luogo. Si parte poi direttamente nell'attività principale e si farà una sorta di gioco di gruppo all'insegna del rilassamento e dell'arte. Quindi i ragazzi riceveranno, ognuno di loro, un cartoncino. E ve li faccio vedere. Qui avete i cartoncini di Okinawa e Nicoya in Costa Rica. Sono due cartoncini e ne avrete cinque per ogni zona blu, che sono stati realizzati come momento di rilassamento tramite l'arte. Quindi gli studenti riceveranno ogni cartoncino e riceveranno la descrizione relativa a questa zona blu e insieme dovranno colorare il loro cartoncino. Sono sempre divisi a gruppi. Successivamente, quando gli studenti hanno terminato di lavorare, a ogni gruppo lo studente farà le seguenti domande. Loro dovranno, dopo aver letto la descrizione della zona blu che a loro è stata selezionata per loro, dovranno rispondere a queste domande, per esempio, quali sono le caratteristiche di questa zona blu, come vivono le persone in questa zona, quali sono i loro valori e anche gli altri studenti possono fare ulteriori domande. Per esempio, a Okinawa in Giappone, le persone anziane praticano molto Tai Chi e questa è una delle attività che permette a loro una vita lunga e longeva. Una caratteristica, ad esempio, delle persone di Nicoya in Costa Rica che amano molto ridere e scherzare, sono molto giocose. E queste avranno tutte queste informazioni nei loro cartoncini. Visto poi che sono molto social, abbiamo pensato di farli diventare dei travel influencer, di viaggiare in una delle zone blu, sempre divisi in gruppi e di scrivere un post breve e immaginare una foto disegnandola che accompagna il post, oppure di scrivere una cartolina da mandare a amici e familiari. La cartolina è un po' obsoleta per i ragazzi, quindi abbiamo pensato un post. Quindi scrivere un post e disegnare la foto che accompagna il post. Nel momento di valutazione vengono poi condivisi i post o le cartoline realizzate dai travel blogger e poi si crea un circolo di condivisione in cui il docente chiede cosa possiamo fare per vivere a lungo, quali sono le caratteristiche dei centenari, quali sono ulteriori valori. Se non sono stati toccati, il docente potrebbe parlare dello scopo della vita, della tenacia, del senso dell'umorismo, del senso forte dell'importanza della famiglia, degli amici, della solidarietà e del volontariato che sono elementi importanti per una longevità in salute. E per concludere, gli studenti in coppia creeranno un role playing in cui uno studente sarà il nipote o la nipote e l'altro, il nonno o la nonna centenario o centenaria che vive in una delle zone blu a scelta.
Quindi dovranno creare una conversazione telefonica interessante, dando vita a personaggi, luoghi, storie, utilizzando le nozioni che hanno imparato relativamente alla zona blu che sceglieranno, in modo tale che rielaborano personalmente tutti i concetti. Quindi questa è la parte relativa alle zone blu. Quindi il percorso è, vi abbiamo introdotto l'alimentazione e gli elementi importanti per mangiare sano. La dieta mediterranea, che è quella tradizionale, è sicuramente simbolo di salute, però c'è un problema e lo sapete meglio voi di me, con il boom economico c'è stato veramente un cambiamento dell'alimentazione degli italiani, quindi con un aumento di consumo per esempio di carne, quindi la dieta mediterranea tradizionale è stata trasformata, quindi problemi relativi. Poi abbiamo parlato di esercizio fisico, che sono i due elementi, nutrizione e esercizio fisico, importanti per la salute. Ci siamo poi collegati all'ambiente e poi gli esempi di zone blu, dove non è solo importante salute e alimentazione, però è proprio una serie di valori umani, esistenziali importanti. Quindi questo è un po' il percorso che vi abbiamo offerto. Avete ulteriori domande, qualsiasi cosa, anche a livello di dubbi di quello che abbiamo parlato dal punto di vista scientifico, visto che avete i nutrizionisti a disposizione dell'area scientifica, qualsiasi cosa che in cui possiamo esservi utili. Io intanto, allora, avevo dei dubbi, se c'è dei dubbi, avrei voluto avere l'indicazione della ricerca sulle zone blu, perché ci sono delle cose che non ho chiare, cioè proprio dal punto di vista statistico, no? Per dire, nel posto in Costa Rica 800 persone vivono, no? Hanno più di 90 anni, ma 800 persone su quante, no? Mi vengono questi dubbi. E poi come sono state identificate queste zone blu, no? E con quale criterio statisticamente, come hanno fatto a scegliere, cioè su quale campione hanno lavorato? Con quali criteri, a livello mondiale, facendo un'indagine all'anagrafe oppure andando per bibliografia. L'altro dubbio che mi viene in mente è, avendo noi alunni veramente di tutti i paesi del mondo, ora non ne ho, ma supponiamo che mi arrivi un ragazzo che magari è keniota, d'origine Masai, abituato a vivere di carne di mucca e di latte. No? O comunque da una popolazione selezionata in centinaia di migliaia di anni vivendo di latte di mucca e di carne di mucca e di latte di mucca. E, non ho il campione di controllo, cioè non so, prendendo un campione significativo di quella popolazione, facendoli mangiare secondo quelle che sono queste indicazioni, e lasciando seguire una dieta storica, diciamo, a un campione invece di controllo, quindi campione a cui cambio l'alimentazione, campione di controllo, cosa succede, no, a queste persone? Lo dico perché ho degli amici, per l'appunto, pastori sardi, e loro vivono veramente di carne di maiale, di pecora e di formaggio, e vivono così, e loro mi dicono, guarda, io se mangio come mangi te, sto male, no? Per cui un po' questi dubbi mi vengono, e avendo ragazzi per l'appunto che vengono un po' da tutte le parti del mondo, inclusi i ragazzi sardi, cioè appunto vorrei non trovarmi spiazzata di fronte a ipotetiche domande, perché loro sentono i genitori che parlano e magari te ne ripropongono questi dubbi. Quindi proprio se potessi avere l'indicazione sul... Ora non so se sono in grado di leggere la ricerca, però... No, io posso indicarti una prima parte della domanda sulle zone blu, poi lascio la parola ai nutrizionisti. Nella bibliografia vi ho messo tutti i riferimenti alle zone blu. C'è il sito, c'è il libro di Dan Buettner, che è il giornalista del New York Times, che si chiama Le zone blu proprio, e lì è un libricino piccolo, è breve, non è lungo da leggere, e lì trovate tutte le indicazioni di come si è realizzata la ricerca, che non sto a percorrere adesso, però lì è tutto preciso, perfetto, e nella bibliografia avete tutto. In caso ci siano ulteriori necessità, scrivetemi pure un'email e rispondiamo. Poi per il resto, se Romina ha qualcosa da aggiungere, lascio la parola a lei, che è l'esperta di questo. Grazie. Oh.
Sì, le ricerche sicuramente, allora come noi abbiamo semplificato, ma come abbiamo detto più volte, c'è un sistema, un approccio multidisciplinare che è quello dei cinque pilastri e quindi diciamo le indicazioni derivano da quello. Poi per quanto riguarda i suoi amici pastori sardi, come dicevo a Okinawa, attualmente l'alimentazione è molto variata, per cui non ci sono più, quindi anche nel senso, non è un insieme di cose, un insieme delle abitudini più che altro della genetica sicuramente, quindi non, cioè, non lo so adesso i suoi amici chiaramente, però in generale, come parlava, dicevamo anche prima della dieta mediterranea, alcune abitudini sono cambiate, sono evolute in meglio, in peggio. Per esempio, molti di noi sono convinti di seguire la dieta mediterranea perché magari mangiamo la pasta o la pizza, quando in realtà la dieta mediterranea aveva sicuramente cereali, ma cereali integrali abbinati in un certo modo, poche proteine, eccetera. Per cui bisogna sempre, secondo me, analizzare quello che facciamo in relazione a quello che era la nostra abitudine del tempo. Perché ripeto, non facciamo l'esempio della Sardegna perché l'ha tirato fuori, ma vale per tutti, vale anche per noi. Cioè, non è perché vivo al Nuoro, sicuramente posso mangiare quello che voglio perché sarò longeva a prescindere. Potrei esserlo se ho dei geni che, diciamo, superano lo stile di vita, ma c'è tutto un insieme, cioè queste zone blu, come diciamo, abbiamo visto, hanno alcune caratteristiche comuni, per cui se vengono seguite quei fattori, quelle indicazioni, no, indicazioni, quelle abitudini, c'è sicuramente una probabilità maggiore di essere longevi. Quindi ecco, bisogna stare attenti. Poi dopo, per quanto riguarda quello che diceva di persone, bambini, ragazzi che magari derivano da altre zone, un aspetto molto importante è anche quello di seguire le proprie abitudini, perché se noi ci siamo evoluti in un certo modo seguendo quelle indicazioni, probabilmente i nostri geni hanno bisogno di quella cosa lì, quindi insomma bisogna un po' fare, secondo me, bisogna rilanciare un po' la tradizione familiare e con le indicazioni che fortunatamente conosciamo. È che siamo riusciti, non noi, diciamo, Fondazione Valterlongo, proprio gli studiosi, a stilare. Grazie. Grazie a lei e a voi. Posso dire una cosa? Chiedo alla signora Villa se è possibile avere la sua email, perché io mi è sfuggita, non ce l'ho. Ve la metto in chat e poi chiederò alla Fondazione Monte dei Paschi di inviarvela, però è civillafondazionevalterlongo.org e ve l'ho messa in chat adesso, così almeno l'avete a disposizione. Grazie. Sì, poi in merito alle persone longeve che avete diciamo portato come esempio, sarebbe bellissimo per tutti noi poter lavorare fino a mezzogiorno e poi avere il resto della giornata disponibile per socializzare, giocare e dedicarsi, diciamo, a quello che ci potrebbe consentire di essere appunto più rilassati, sicuramente aggiungendo anche tutte le indicazioni importantissime sull'alimentazione, però il nostro stile di vita purtroppo è condizionato da una frenesia dalla quale non si sfugge, che sicuramente è diventata molto più pesante e si è accentuata negli ultimi 2 anni, dopo purtroppo la pandemia, perché appunto anche il vincolo in qualche modo per tutelare la nostra salute di dover lavorare seduti davanti ad uno schermo, anche questo insomma crea delle conseguenze, come dire, di stress psicologico che sinceramente io sto constatando anche su me stessa, nonostante insomma cerchi di reagire, però anche questo, ecco, sì, seguire delle indicazioni è molto importante, però spesso non sono realizzabili, attuabili nella nostra porzione di mondo.
Poi magari più là nel tempo, quando andremo in pensione, se andremo in pensione, magari saremo in grado di rilassarci un po' di più. Però ecco, sarebbe molto bello avere uno stile di vita che lasciasse tempo anche al divertimento, al relax. Crescendo mi rendo conto che è sempre più difficile. E purtroppo Alba lo è moltissimo per i ragazzi, E cioè per i ragazzi ancora, la vista la situazione, ancora ce la più. facevano più, cioè loro, secondo me noi abbiamo dei ritmi forsennati già noi di studio, per giunta con la pandemia si sono aggravati perché la comunicazione tramite schermo è più difficile, quindi per loro apprendere è più difficile. Secondo me li carichiamo troppo, per cui non hanno tempo libero e il tempo libero, lo sport comunque è incanalato, a scuola ci vanno col pulmino o accompagnati, perché poi almeno dalle parti nostre sono tante frazioni lontane dalla scuola, quindi non possono neanche andarci a piedi. Quindi diciamo purtroppo dobbiamo stare molto attenti a trattare questi argomenti perché tiriamo fuori tutta la bile che loro stanno accumulando e quindi dobbiamo stare molto attenti a non sentirci dire ci state scoprendo l'acqua calda, no? E quindi che, per carità, cioè, meno male che ci siano delle ricerche che dicono, cioè, lavoriamo su questo, perché se no non avremmo neanche questa forza nelle mani, no? Anche per cercare di ritornare all'equilibrio. Però nel proporlo ai ragazzi temo che se non riusciamo anche ad essere propositivi in termini pratici, no? Quando loro ci chiederanno sì, vabbè, ma noi come facciamo allora? Cioè se non abbiamo un'idea originale, fattiva per aiutarli a cambiare la loro condizione di vita, ho paura che sì, che rischiamo di non lasciargli la speranza, poi la fiducia, no? Nelle nostre proposte. Infatti, scusate se vi interrompo, noi l'abbiamo proprio capito, questi problemi che state esponendo, già in fase di pandemia li abbiamo proprio capiti, tanto che quelle attività di esercizio fisico e rilassamento che abbiamo realizzato sono 7, 10, 12 minuti che qualsiasi studente abbiamo messo tipo hai bisogno di energia, respira in questo modo, hai bisogno di rilassarti, hai ansia, tensione, gestiscila in questo modo. La mattina cerca di fare questi 7 minuti che non ti cambiano la vita perché magari reagisci in maniera diversa. L'altra cosa che abbiamo fatto, se vi può interessare, noi abbiamo proprio ascoltato i ragazzi, abbiamo creato da ottobre dello scorso anno e continuano a ottobre di quest'anno una serie di webinar in cui noi parliamo dei problemi e i ragazzi, di solito abbiamo una scuola ospite con i ragazzi e i docenti che intervengono. Quindi si parla di salute, abbiamo parlato di obesità e sovrappeso, di disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo creato un webinar molto bellino che si chiama Longevity Chef, dove una scuola alberghiera con la nostra nutrizionista Romina ha creato delle ricette che gli studenti potevano realizzare dando loro gli ingredienti a freddo durante il webinar. E un webinar di esercizio fisico, quindi di solito abbiamo gli studenti che presentano le loro osservazioni, i loro problemi, quindi ci dicono loro la testimonianza diretta, poi abbiamo sempre un docente o un dirigente, perché così abbiamo anche il vostro punto di vista. E poi di solito abbiamo esperti in base all'argomento, abbiamo sempre i nutrizionisti, abbiamo avuto due psicologi esperti di nutrizione e disturbi alimentari, abbiamo avuto esperti di esercizio fisico, quindi possono essere utili perché si sentono le voci dirette e si dà voce perché la scuola sta vivendo un disagio, l'abbiamo capito, è molto difficile. Quindi, se vi può interessare, abbiamo realizzato anche questa pratica e lavoriamo con varie scuole, in totale che riusciamo anche a supportarli in vari programmi. Quindi io vi lascio la mia email, avete tutto. E il prossimo webinar sarà ad ottobre, parlerà proprio come nutrirsi in maniera sana al ritorno a scuola. E quindi sono proprio, come dicevate voi, hanno bisogno di consigli pratici. Ti dico 1, 2, 3, 4 e tu riesci a farlo, no?
Quindi quell'esercizio fisico che vi abbiamo mandato è nato così. Volevamo nel webinar offrire uno strumento agli docenti la mattina, ai ragazzi in didattica a distanza, prima di iniziare la lezione. Molti studenti e docenti lo utilizzavano insieme per fare esercizio fisico. Poi se avete anche suggerimenti, qualsiasi esigenza, perché siete voi che conoscete bene la scuola, inviatecele pure, che così noi anche riusciamo a creare un dialogo e riusciamo anche a capire le vostre esigenze, che è importante per noi, sinceramente. Quindi sì, vi capisco perché è stato un periodo molto difficile per voi e per i vostri studenti. Grazie. Figuratevi. Quindi se vi serve qualsiasi cosa, avete la mia email e se ci sono domande a livello scientifico, la inoltro io al team scientifico, la vostra email, così posso essere il punto di riferimento e smistare le richieste. Ok. Perfetto. Se non avete altre domande, io vi chiederei di mandarmi il feedback davvero sul kit, così lo miglioriamo e se avete qualsiasi esigenza, ci teniamo in contatto in modo tale che miglioriamo il tutto, perché questo era stato creato senza avere un diretto contatto con i beneficiari, quindi va benissimo il vostro feedback. Scusi, io avevo una domanda molto in realtà banale. Il kit che voi ci fornite è solo digitale, non è che Schoolfood ci manda dei kit cartacei, perché per esempio ho visto che prevedete l'utilizzo di materiali semplicissimi, però che insomma vanno preparati prima, stampati, cartelloni, cartoncini, eccetera, eccetera. Siccome è la prima volta che partecipiamo come scuola, volevo capire questo dettaglio puramente tecnico. Per questo chiedo a School Food, perché io, anche noi siamo partner per la prima volta, è il primo kit che realizziamo. Io sapevo solo in versione digitale, non so se gli altri insegnanti hanno ricevuto qualche volta il kit cartaceo, visto che siete. No. No, solo lo scorso anno lavoravamo solo col digitale, cioè ci preparavamo il lavoro prima. Ora diciamo nel digitale si perde il colore magari, no? Quindi poi se stampiamo e poi stampavamo su carta, quindi non vengono fuori dei cartoncini, ma viene fuori sul cartaceo. Alcune scuole magari hanno fotocopiatrici che stampano anche su carta spessa o magari a colori. Però diciamo, ecco, stampare a colori per tanti alunni non è possibile perché noi abbiamo una stampante a colori, ma appunto non la potevamo usare per tanti ragazzi. Un conto è fare una copertina, no, di un testo, una locandina, però tante schede no. Però vabbè, insomma, funziona ugualmente. Poi a loro appunto piacciono molto le parti pratiche, quindi diciamo. Alla fine se la sono cavata bene anche col bianco e nero e con la carta sottile normale. Non so, ecco, se ci sono novità in questo senso. Vero è che invece se gli insegnanti, essendoci il finanziamento apposta, se su alcune attività gli insegnanti pensano di dover preparare il materiale, diciamo materiale ad hoc, quindi delle schede colorate, delle carte da gioco, no? A seconda di quello che ci viene proposto, si può fare comunque anche esternamente utilizzando parte del finanziamento, magari non su tutto, però su alcune cose lo potremmo decidere di farlo. Io vi volevo dire, questa è una buona osservazione, perché noi abbiamo creato i file sia a colori che in bianco e nero per voi, settando già i colori per il bianco e nero, in modo tale che non si perda la qualità della stampa. Così avete le due opzioni e sono anche tutti proiettabili su PowerPoint in caso. Quindi li abbiamo creati in questo modo perché capivamo le esigenze magari diverse delle scuole. Quindi, perfetto. Wow. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio allora per aver partecipato. In bocca al lupo per il vostro lavoro e per l'inizio della scuola. E ci sentiamo. Avete i nostri contatti, siamo a disposizione. Grazie mille, ringrazio i nutrizionisti anche che sono venuti numerosi. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie.